e benvenuti sulle Fonti TV, il nostro consueto appuntamento mensile con la Fed, Fed Talks. Naturalmente seguiamo in diretta la riunione mensile della Federal Reserve con le decisioni di politica monetaria per le prossime due ore, fino a quando non terminerà di parlare il numero uno della Banca Centrale Americana, Jerome Powell. Seguiremo tutte le sue parole, anche perché insomma sono eventi attesissimi dai mercati, sono i principali market mover. Buonasera Giacomo. Buonasera a tutti e bentrovati. Saluto anche Alexandra Giorgeva, collegata dall'altro nostro studio, pronta naturalmente per seguire con noi la diretta, ma soprattutto per tradurla quando Jerome Powell si concentrerà con i giornalisti, sui giornalisti e sugli investitori in generale. Alexandra, buonasera anche a te. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti quelli che ci guardano. Naturalmente è un primo giro, insomma, per presentare tutti i protagonisti di questa diretta. Siete anche voi protagonisti, potete scriverci insomma attraverso i nostri canali per raccontarci anche cosa vi aspettate da questa riunione. Secondo la maggior parte degli esperti, degli analisti, potrebbe essere evidentemente un non event, perché Jerome Powell ha dato, soprattutto per quanto riguarda i target di inflazione, i nuovi target di inflazione, tutti i riferimenti nella scorsa riunione. Ma insomma, naturalmente i mercati attendono, perché soprattutto in focus potrebbero esserci le previsioni economiche americane per i prossimi mesi, sempre perché da sfondo c'è sempre il coronavirus. Ma saluto anche un ospite, il primo ospite che parlerà con noi, che è già collegato e che interpelleremo tra poco, Angelo Ciavarella, Infinox. Angelo, buonasera. Ciao, ciao, buonasera, buonasera Emanuela e buonasera a tutte le persone che ci seguono in questo che è un appuntamento da non perdere, anche perché ricordiamo è l'ultimo appuntamento della Fed prima delle elezioni americane. Assolutamente, infatti in tutto questo, e ne parleremo nella nostra lunga diretta, la Fed potrebbe attendersi in qualche modo a breve un segnale dal Congresso americano, quindi con tutto il discorso relativo ai pacchetti di aiuti proprio per aiutare l'economia americana in crisi da coronavirus. Allora, oggi le borse, Giacomo, partiamo da qui, andiamo a vedere, facciamo un giro di mercati per capire cosa è accaduto. A borse europee chiuse naturalmente, le borse si sono mostrate un po' deboli, un po' interlocutorie oggi, vediamo come hanno chiuso, e poi Wall Street naturalmente. Sì, hanno scelto la strada della prudenza ovviamente in vista della Fed e hanno trovato il segno più solamente nel finale, principalmente per due motivi. Il primo, il settore del lusso, che oggi è andato piuttosto forte, vuoi per i dati macroeconomici della Cina pubblicati ieri, dati che riguardano i consumi in Cina, consumi che tornano ad essere positivi dopo più o meno 6-7 rilevazioni. In più c'è anche la performance di Zara, che ha reso il mercato di Madrid il migliore. Ma attenzione, c'è un altro asset che oggi ha permesso sostanzialmente la chiusura in pari o addirittura positiva, e cioè il petrolio, che in questo momento sta vicino ai 40 dollari al barile, siamo a 39,99, eccolo qua, e vi faccio questo qui, è il grafico M15, e quindi ogni 15 minuti, e come vedete è un crescendo insomma nel corso della seduta, in particolare dalle 15 in poi. Vuoi perché c'è stato il dato delle scorte che sostanzialmente ha rallegrato i mercati in generale, e vuoi anche per quello che sta accadendo sostanzialmente nel Golfo del Messico, dato che c'è l'uragano Sally che sta in qualche modo impattando in maniera positiva sul prezzo. Perché? Perché sostanzialmente a causa del suo passaggio la produzione, insomma, dell'attività offshore nel Golfo del Messico si è in qualche modo ridotto, insomma, assieme alle scorte. Questo ha generato questo forte rialzo, come vedete arrivavamo da 2, 4, 6 sedute negative, ed ecco che c'è stato poi un rimbalzo già avviato nelle scorse sedute in realtà, ma insomma quello di oggi è il rimbalzo più importante, proprio perché ci siamo riportati sopra i 40 dollari al barile. Il mercato americano infine sta viaggiando contrastato, abbiamo un più 0,6% per il Dow Jones, ma lo 0,5% per il Nasdaq, perché i tecnologici oggi sono un po' debolucci, insomma stanno trascinando al ribasso i mercati americani. E allora tra poco con Angelo Ciavarella magari ripartiamo anche dal discorso del petrolio. Prima andiamo da Alexandra Giorgeva per schematizzare in qualche modo i punti fondamentali di questa riunione della Federal Reserve, che come abbiamo già evidenziato è l'ultima prima delle presidenziali americane, quindi la Fed si confronterà anche con questo. Allora Alexandra, quali sono le attese?
sono le presidenziali, sicuramente gli Stati Uniti si trovano in una situazione estremamente interessante. Intanto ci sono attese per quanto riguarda soprattutto il linguaggio di Powell e il timing, per quanto tempo avremo i tassi nel range tra 0 e 0,25. Poi senz'altro tutti vogliono capire esattamente che cosa è successo con il target di inflazione, ovvero se la Fed spingerà l'inflazione sopra il 2% o semplicemente le va bene alla Fed se l'inflazione dovesse andare sopra il 2%, grazie ovviamente a tutte le manovre che stanno facendo per sostenere l'economia. Senz'altro molto importante anche l'outlook economico, perché abbiamo visto comunque il tasso di disoccupazione che è sceso all'8,4% in agosto, al di sotto delle proiezioni della Fed di giugno, che avrebbe dovuto essere comunque nel range tra 9 e 10%. E senza dubbio, senza dimenticarci anche dati per quanto riguarda, ecco, il cosiddetto quantitative easing, ovvero l'acquisto di obbligazioni. Intanto io vi posso dare gli ultimi dati: da metà giugno la Fed ha acquistato 80 miliardi di dollari di treasuries, senz'altro una somma importante, però in discesa rispetto alla primavera, rispetto alle somme che abbiamo visto a questa primavera. E tra l'altro 40 miliardi di dollari al mese in acquisto dei cosiddetti MBS, ovvero Mortgage Backed Securities, ovvero i cosiddetti mutui, che è una cosa non molto caratteristica soprattutto per i mercati europei, perciò è una cosa molto tipica soprattutto per gli Stati Uniti. Senz'altro il discorso rimane sempre sull'inflazione. Che cosa esattamente voleva dire Jerome Powell, il presidente della Fed, durante il simposio di Jackson Hole? A questo senz'altro lo chiederemo anche ai nostri ospiti per capire meglio come hanno interpretato esattamente questa notizia, questa tra virgolette bomba che ha lanciato Powell poco più di 2 settimane fa. Quindi questi sono più o meno i punti principali. Senz'altro chiederemo anche se la Fed è stata utile non solo per i mercati finanziari, perché abbiamo visto la spinta di liquidità e ovviamente quanto efficiente è stata, però andremo anche a capire se è stata altrettanto utile per l'economia reale. E senz'altro questa è anche un'altra domanda che chiederanno a Jerome Powell. Vi restituisco la linea. Grazie Alexandra Giorgeva, abbiamo visto anche con la nostra grafica i punti in uno schema preciso, così da potersi anche confrontare nel momento in cui il comunicato uscirà tra poco, ricordiamo alle 19.45, poi soprattutto con le parole di Jerome Powell. Allora Angelo Ciavarella, subito da te per due questioni. Intanto in generale, insomma, appunto questo wait and see che si prospetta per la Fed, secondo te sarà realmente così? Se tra i punti che abbiamo in qualche modo evidenziato ce n'è qualcuno su cui non ti ritrovi o comunque qualcuno che aggiungeresti? E poi naturalmente il petrolio, lascio a te fare questo pastone giornalistico in gergo per vedere, insomma, petrolio sotto pressione per più motivi, come prima già anche Giacomo raccontava. Insomma, vediamo un po' di chiarire questi punti. Ma guarda, partendo con la Fed, che ovviamente è il focus dei prossimi minuti, che appunto è un appuntamento fondamentale perché arriva proprio prima delle elezioni americane, però non ci saranno più altri appuntamenti. Sicuramente i mercati si aspettano delle risposte a due domande. La prima, con il cambio di framework che ha dato Jay Powell la scorsa volta, dicendo appunto che per la prima volta la Fed potrà sopportare una inflazione superiore al 2%, la domanda che sicuramente gli faranno è fino a quando è in grado la Fed di sopportare un'inflazione al 2% e quando inizierà a quel punto chiaramente a tagliare, ad alzare i tassi, quindi a finire con la politica accomodante. E va da sé che a queste risposte sarà necessariamente collegato fino a quando la Fed sarà disposta a tenere i tassi a zero. Altra domanda sicuramente che verrà rivolta alla Fed è capire appunto indirettamente se la Fed metterà pressione nel suo comunicato al Congresso per cercare di intervenire con un ulteriore pacco fiscale per sostenere l'economia, perché giustamente, come ha detto Powell, sicuramente il compito della Fed è quello di adesso di cercare di
di aiutare la disoccupazione, che come ha detto anche Alessandra è meglio delle prospettive, come ha detto giustamente Alessandra è uscita all'8.4 l'ultima lettura rispetto al 9.3 atteso dalla Fed. Ricordiamo che anche in realtà l'economia sta andando meglio del previsto, la contrazione dovrebbe essere minore del 6.5% prospettato dalla Fed solo qualche mese fa, quindi i temi sono diversi, i mercati comunque si attendono qualche risposta dalla Fed, importante proprio in virtù delle elezioni americane. Nel frattempo hanno perso abbastanza, come dire, benzina i mercati, sono in discesa, in particolar modo i tecnologici, con l'indice principale, l'S&P, che si sta riposizionando a 3.400 punti, dopo aver toccato anche i 3.425, quindi dai massimi quasi, sapendo quasi un punto percentuale. Vedremo, perché sarà importante. Per chiudere col petrolio, come ha giustamente sottolineato prima Giacomo, la realtà è che il Brent, ma soprattutto il WTI, è volato nell'ultima giornata, prevalentemente per l'uragano Sally, che è nel Golfo del Messico, e ha tagliato l'offshore production delle raffinerie americane, o ovviamente insieme, come ha detto giustamente anche Giacomo, al declino delle inventories. Il petrolio che si è riposato su quota 40, anche se ricordiamo qualche giorno fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia aveva precisato che la domanda rimarrà debole anche per via del nuovo aumento dei casi di coronavirus a livello mondiale. Ecco, visto che giustamente abbiamo rimesso in superficie il tema della disoccupazione, comunque in generale dell'economia reale, ricordiamo che dall'inizio della pandemia il tasso di disoccupazione in America ha raggiunto addirittura vette del 14,7%, che è una percentuale enorme, perché in America la disoccupazione viaggiava su una percentuale davvero fisiologica, per così dire, quindi eravamo a livelli bassissimi, poi si è fatto più contenuto, come ha detto Angelo Ciavarella, ma comunque siamo oltre l'8%, quindi ancora livelli che per gli Stati Uniti d'America sono elevati. Ecco Angelo, solo un'ultima cosa da parte mia, poi passo la parola a Giacomo e poi arriverà il comunicato, quindi facciamo tutto molto velocemente. Come dicevo prima, in questo caso un ruolo centrale ce l'avrà anche il governo, perché questo wait and see della Federal Reserve in realtà si accompagna all'attesa rispetto dei movimenti più politici, che ci sono sempre chiaramente, ma in questo contesto ancora di più. Ma guarda, fondamentalmente infatti i mercati si aspettano in qualche modo una sferzata da parte della Fed nei confronti del Congresso, perché su questo ultimo pacchetto fiscale di aiuti si stanno sia i repubblicani che i democratici stanno facendo un po' a scarica barile. Il problema della Fed è che Powell lo ha detto diverse volte, la Fed può intervenire ma fino a un certo punto, nel senso che la Fed può aiutare la parte monetaria, può agevolare il prestiti, ma chiaramente non può intervenire fisicamente come può fare un governo a livello fiscale. E la paura più volte sottolineata da Powell è che gli strumenti che ha la Fed non siano sufficienti per sostenere la ripresa dell'economia, e anzi renderebbero il compito degli banchieri centrali piuttosto complicati, ed è per questo che molti si aspettano un ulteriore monito da parte della Fed, soprattutto nei confronti di Nancy Pelosi, ma in generale del Congresso, perché intervengano subito per un pacchetto dal punto di vista fiscale che agevola l'economia, anche perché qualche pacchetto messo in piedi anche dalla Fed non ha funzionato come ci si aspettava, per dei criteri molto rigidi nel concedere i soldi. In particolar modo è un lamento in America abbastanza diffuso da parte delle compagnie di real estate, che si sentono un pochino lasciate da parte rispetto alle altre che hanno ricevuto i soldi. Quindi fondamentale il pacchetto di interventi. Allora, stiamo monitorando ovviamente il sito della Fed, perché sono le 19.45, quindi il comunicato potrebbe uscire a breve, e appena uscirà ci collegheremo con Alessandra Giorgeva e lo leggeremo ovviamente nel dettaglio per capire effettivamente se ci sono stati dei cambiamenti. Ancora non è stato pubblicato.
Vediamo, ecco, adesso sentivamo il sito della Fed. Allora Giacomo, forse una domanda per Angelo, poi ci interrompiamo qualora uscisse il comunicato chiaramente e poi ci ritorniamo eventualmente. Sì, sì, Alexandra ovviamente ci chiederà la linea non appena sarà visitabile, insomma, il comunicato stampa. No, la domanda che volevo fare a Angelo è, ricollegandomi a quanto accaduto a quanto visto durante la BCE, durante la conferenza stampa, della BCE, Christine Lagarde ha parlato di energia green e ha detto quanto ci tiene l'energia green. Oggi Ursula von der Leyen ha ribadito anche lei dicendo possiamo puntare alla ripresa investendo, possiamo far crescere il PIL investendo contro ovviamente la crisi climatica e quindi nel green. Ti aspetti domande sull'argomento, sicuramente marginale, ma forse non così tanto, dato che i grandi ne stanno parlando anche con Powell? No, per un semplice motivo, perché in America Trump ha preso la strada opposta, mi sembra, no? Proprio un'intervista di ieri, se non sbaglio, diceva appunto con grandi incendi che sono scoppiati in California, Trump sosteneva appunto che era solo momentaneo e che presto sarà cooler, sarà più freddo in America, quindi no, dubito che si faccia una domanda del genere, perché comunque sarebbe scomoda anche per Powell rispondere. Dall'altro lato, un fatto importante, come hai detto anche tu, che si è parlato della green energy sia a livello di banca centrale sia soprattutto a livello di Commissione europea, quindi di recovery fund, ma una paura che l'euro possa diventare troppo forte. Ecco perché saranno molto importanti le parole di Powell per capire che effetto avranno sia sui mercati equity ma soprattutto sul dollaro, perché a quel punto se l'euro dovesse arrivare a rompere area 1,20 inizierebbe a essere un serio problema per le economie europee, in quanto la maggior parte di queste economie si basa su esportazioni, e un dollaro forte chiaramente è un'ancora alla crescita già difficile dovuta al Covid. Ricordiamo che il 47% dell'economia tedesca si basa su esportazioni, quindi è evidente come è molto forte il focus sull'euro dollaro e di conseguenza anche per l'Italia, perché inevitabilmente l'Italia è un paese come vive di forti esportazioni. Ecco Angelo, visto che non sono attesi particolari movimenti sul fronte dei tassi, forse la preoccupazione maggiore per l'andamento dell'euro dollaro sta proprio nelle previsioni economiche per i prossimi mesi, che Jerome Powell evidentemente snocciolerà quando parlerà, no? È su quello che c'è forse l'attesa più forte, insomma, mi viene da dire, anche se per molti è un non evento questo, però sul fronte macroeconomico invece potrebbe diventarlo. Sai, alla fine giustamente il focus è l'economia, no? La crescita del prodotto interno lordo. È evidente che la crescita un po' in tutto a livello globale, l'anno prossimo ci si aspetta un grande rimbalzo un po' dappertutto, ma in America si aspetta una crescita addirittura più forte di quella degli altri paesi, con una diminuzione del PIL quest'anno inferiore a quella di tanti paesi, in particolare dell'Europa. Ecco che la locomotiva americana dovrebbe ripartire secondo le ultime previsioni. Addirittura gli utili delle società americane nel 2021 sono previste molto più elevati della fase pre-Covid, quindi per adesso è ancora l'America che domina e comanda tutto. Allora andiamo ad Alexandra Giorgeva, pronta ovviamente a leggerci il comunicato appena verrà pubblicato. Non so come interpretare questo piccolo ritardo nella pubblicazione. Alexandra, è uscito? Anche io non lo so come interpretare questo piccolo ritardo, onestamente, perché non accade spesso. Infatti ho avuto un minimo di dubbio se fosse, ecco, il mio computer, il nostro internet e così via, però non lo è, perché nessuna reazione anche delle agenzie stampa. Appena sarà fuori, senz'altro ve lo faccio presente. Ecco, se hai una domanda per Angelo, magari, Alexandra, mentre temporeggiamo, ovviamente è uscito, no? Giacomo mi mostra, no. Aspetta, facciamo così. Giacomo, che cosa sta accadendo, cosa mi segnala? E poi, Alexandra, se hai una domanda, in attesa del comunicato, do di nuovo la parola a te.
A conferma di quello che diceva Angelo poco fa, insomma, i mercati americani sono deboli, in particolare il Nasdaq meno 0,48% sotto gli 11.140 punti, mentre l'euro-dollaro non ve l'abbiamo mostrato, ma perché sostanzialmente siamo ancora sui livelli di oggi pomeriggio e che vi abbiamo raccontato nel corso della diretta. Quindi dollar index, eccolo qua, è molto basso a livello di grafica, ma insomma siamo appena sopra i 93, quindi in una zona ormai dove ormai il dollar index sta bene, evidentemente si trova bene. Poi euro dollaro 1,18 e 24,25 in perdita dello 0,18%. Oggi a livello valutario è la sterlina che ha fatto parlare di sé. La sterlina sul dollaro guadagna lo 0,6 e sull'euro guadagna lo 0,8%. Oggi peraltro Boris Johnson ha detto: sono fiducioso su trovare un accordo con l'Unione Europea. È una frase che abbiamo già sentito, esatto, più volte, non so se avete anche voi la stessa sensazione, dopo che comunque ha bloccato in maniera quasi totale dei negoziati sulle relazioni commerciali sulla questione delle frontiere con l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Insomma, il Regno Unito ha anche detto non vuole il no deal, anche questa è una frase che abbiamo già sentito più volte, non è ciò che i nostri amici e partner Unione Europea vogliono da noi ed è quello che non vogliamo neanche noi. Insomma, qui si è lanciato su un discorso molto accomodante nei confronti dei rapporti, insomma, con l'Unione Europea, ma ovviamente non è per questo che la sterlina oggi si è apprezzata, arrivava da diverse sedute negative. Resta il fatto che la sterlina è un po' la valuta del giorno. Sì, Angelo, confermi. Beh, di sterlina e di Brexit soap opera abbiamo parlato lungamente in un nostro approfondimento, Angelo. Insomma, rischiamo di sentirci ripetere più volte le frasi che Giacomo ha ricordato. Poi andiamo da Alexandra, vediamo un'altra domanda. In attesa di questo comunicato, come interpreti tu, Angelo? Scusa, ti ho fatto nuovamente due domande, però insomma questo ritardo nella pubblicazione. Ma la pubblicazione non saprei, mi sembra singolare che ancora non esca, magari ci vuole qualche altro minuto. Per quello che riguarda la sterlina invece è vero che ne parliamo spesso, ma è anche vero che se ne parla perché tutti si buttano sulla sterlina ormai, è scambiata tantissimo, ha una volatilità pazzesca, quindi per chi fa trading o comunque per chi segue i mercati valutari, tra parentesi notizia proprio del Financial Times di qualche giorno fa, dove si sostiene che molti trader nella City, trader di bond, si siano spostati sul fronte valutario perché ormai sui bond non c'è più opportunità e quindi sono tuffati nel mondo magico, mondo del Forex, anche i trader di bond, per cercare delle opportunità. E se ci sono opportunità sul mercato del Forex, figuriamoci sulla sterlina, che si muove in maniera pazzesca, perde 4-5 punti percentuale una settimana, di fatto una valuta emergente come la considerano ormai qui nella City, ha una volatilità incredibile, tra parentesi maggiore addirittura del Real brasiliano nell'ultimo anno, e adesso oggi, come ha sottolineato Giacomo, è in forte recupero. È vero che Johnson ci ha sempre in qualche modo preparato a delle fantastiche giravolte. Io penso che un po' ha sentito anche il peso da parte dei senatori americani e in particolar modo dello speaker del congresso Nancy Pelosi, la quale si è espressa in maniera molto forte dicendo che se il Regno Unito non dovesse per qualche modo rispettare gli accordi, il cosiddetto Good Friday, che ha posto fine a anni e anni di guerriglia tra l'Irlanda del Nord all'interno dell'Irlanda del Nord tra unionisti e cattolici, non avrà nessuna possibilità di chiudere un accordo con l'America. Ed ecco, e quindi secondo me Johnson due conti se li sta facendo anche lui. Va bene, allora, in attesa sempre del comunicato, ricordiamo a chi ci segue che appena arriverà, insomma, lo leggeremo, in attesa poi ancora ulteriormente di ascoltare le parole di Giacomo Paolo. E Alexandra, se hai una domanda anche tu per Angelo. Sì, senz'altro. Io volevo chiederti appunto come hai interpretato il simposio di Jackson Hole, ovvero quello che ha detto Jerome Powell. Secondo te lui intendeva che la Fed spingerà l'inflazione moderatamente sopra il 2% o semplicemente le andrà bene se dovesse andare sopra il 2%? Perché c'è stato un grande dibattito appunto sotto questo punto di vista e senz'altro ci saranno anche domande di chiarimento.
Sì, bravo, secondo me è proprio questo, il core di questo meeting sarà questo, esattamente come sottolineato, capire se Jay Powell intendesse dire che è disposta la Fed a avere un'inflazione sopra il 2% prima di alzare i tassi e se fosse così, fino a quando è in grado di poter come dire, sostenere un'inflazione a 2,2, 2,5, 2,7 prima di intervenire, prima cosa. Seconda, capire effettivamente che altri strumenti, se ha qualche altra idea per poter mettere da mettere in atto per poter spingere un'inflazione che è comunque sui minimi storici in America e come sappiamo in Europa anche tra parentesi l'ultima lettura è meno 0,5% addirittura in Italia, quindi deflazione, sappiamo che un'inflazione troppo elevata decisamente non è una cosa positiva, ma la deflazione è decisamente peggiore. Quindi il core delle domande, secondo me, sarà proprio questo, cercare di capire cosa Powell farà intuire o risponderà direttamente sulla possibilità di una Federal Reserve in grado di sopportare un'inflazione sopra il 2% e per quanto tempo, perché questo è un, come dire, è un nuovo paradigma al quale si è affidato la Powell e la Federal Reserve americana. Infatti, Angelo, un'altra domanda, volevo chiedere appunto la tua valutazione per quanto riguarda la liquidità che abbiamo visto, le mosse che ha intrapreso la Fed sin da mese di marzo, che è stata ed è fino ad oggi il market mover principale, perché è proprio la Fed che fornisce la liquidità sui mercati e non solo. C'era questo problema dei tassi, ovviamente dei cosiddetti repo rates. Adesso all'improvviso questo problema di liquidità è sparito. Quando non ci sarà più il quantitative easing, per il momento ovviamente sappiamo che molto probabilmente rimarrà nel tempo, che cosa faranno insomma i mercati, ma anche i governi abituatisi ormai di questi aiuti, ecco. Ma vedi, questo è un po', come dire, il tema che secondo me verrà dibattuto da qui nei prossimi anni. Se ricordiamo, a settembre dell'anno scorso la Fed si è permessa di dire che avrebbe in qualche modo ridotto il suo balance sheet, l'equity è crollata e subito ha fatto marcia indietro. Ancora prima di Powell una mossa simile l'aveva fatta Ben Bernanke e appena i mercati sono tracollati è immediatamente intervenuto anche Bernanke all'epoca per dire che avrebbe sostenuto i mercati. Inizia a diventare difficile tagliare questo cordone ombelicale da parte dei mercati e la Fed. L'impressione che ho io è che, beh, prima di tutto Powell l'ha chiarito in maniera molto esplicita, questo è un infinitive quantitative easing, ossia non c'è un termine a differenza della BCE che dovrebbe terminare nel 2021, che poi magari potrà stabilire un nuovo programma di acquisti, ma per adesso finirà nel 2021. Non così per la Fed. La Fed ha sostenuto che continuerà a comprare bond fin quando sarà necessario. Una cosa utile che sta facendo la Fed, un po' tecnico, ma quello che sta facendo sta spostando, sta comprando bond anche di scadenza breve, così sposterà, diciamo, le nuove remissioni verso la parte lunga della curva e in qualche modo potrebbe dare respiro anche in futuro, quando l'economia dovrebbe ripartire e la Fed dovesse ritornare appunto in qualche modo a stabilizzare una politica, monetaria eccezionale che, come hai detto tu, ha sostenuto i mercati finanziari, ha depresso la curva dei rendimenti dei bond, che adesso il decennale americano fa quota circa, rende circa lo 0,67%, in questo modo aiutando indirettamente ulteriormente l'equity americana che consideriamo da inizio dell'anno praticamente il Nasdaq è listino che va meglio con più 30%, il 20-25% circa, l'America è positiva a 2-3 punti, mentre tutto il resto in Europa, vediamo l'Italia stesso, meno 16, la Francia meno 18, Londra meno 20, addirittura la Spagna meno 25, vediamo la differenza, la fa molto particolar modo questo intervento così massiccio da parte della Fed e ovviamente il fatto di avere titoli tecnologici che sono letteralmente volati quest'anno, a differenza dei settori bancari e energetici, che sono i peggiori anche nel S&P, ma che sono, diciamo, il core purtroppo dei mercati domestici come l'Italia o la Francia.
Benissimo, allora Alexandra, perdonami, ho preso subito la parola, grazie Alexandra, torniamo da te tra poco. Angelo Ciavarella, ti salutiamo, grazie, sarebbe stato interessante sentire la tua con la lettura del comunicato, ma diciamo che la prima parte di questa diretta si è focalizzata sulle attese, quindi grazie anche per averci detto quelle che sono le tue previsioni. Ci risentiamo naturalmente domani sulle fonti TV con il tuo appuntamento consueto con le nostre dirette. Grazie mille Angelo Ciavarella. Grazie mille per l'invito e buona continuazione, ci vediamo domani, grazie. Grazie, grazie. Allora facciamo ancora un giro di mercati, entriamo con i nostri grafici a vedere che cosa sta accadendo e tra poco parleremo ancora con i nostri ospiti, naturalmente anche con voi, se volete seguiteci su Facebook e sul nostro sito lefonti.tv. Allora Giacomo. Allora, interessante vedere come il dollaro yen si sia riportato sopra quota 105, è stato tutto il giorno, tutta la seduta al di sotto dei 105 punti e allora insomma ci siamo ritrovati di nuovo a quota 105 per la prima volta nella seduta di oggi, è comunque il minimo dal 31 luglio scorso, quindi insomma un bel dato. Inoltre segnalo che per quanto riguarda l'oro, che è un altro asset che noi seguiamo con attenzione, è rimasto a 1962 dollari l'oncia, siamo rimasti lì sostanzialmente per tutta la seduta, in guadagno dello 0,64%. È interessante notare che c'è stato un tentativo di massimo infranto, insomma, nel tentativo di raggiungere il massimo del mese, ecco, il massimo del mese è quello del 1° settembre 1992, oggi siamo arrivati a 1973, quindi un tentativo debole di raggiungere quel tipo di massimo. Io ho l'impressione che abbiamo la decisione della Fed. Chiediamo conferma, allora, ad Alexandra, ma credo... Fatemi salutare, sono Paolo Nardovino che commenterà con noi a questo punto le questioni specificate, che verranno specificate nel comunicato. Paolo. Buonasera. Un caro saluto a tutti gli spettatori di Le Fonti. Allora, a questo punto, Paolo, ovviamente rimani collegato. Alexandra, abbiamo il Abemus comunicato o no? Assolutamente sì, i tassi invariati conferma che l'inflazione potrebbe andare moderatamente sopra il 2%. Senz'altro la Fed, come sempre, si impegna per sostenere l'economia reale e il mercato del lavoro. Però tassi invariati, inflazione moderatamente sopra il 2%, quindi comunque il cambio di target di inflazione è ufficialmente confermato. Se mi date qualche minuto vi dico subito i dettagli. Assolutamente Alexandra, prenditi il tempo che serve. Ah ok, tra poco, se lo sta leggendo. Allora Paolo... Sì, intendeva, sì. Se mi date un paio di minuti, okay. Di pausa. Perfetto, allora giustamente... Anch'io inizialmente credevo che avesse chiesto più tempo, ma in realtà era giusto per avere qualche istante in più. Va bene, allora Paolo, beh, un commento a caldo, insomma, nulla di nuovo rispetto a quello che ci si aspettava. Sì, sono confermate le attese, stavo guardando il movimento sull'euro dollaro che è fissato... su di mezza figura diciamo sull'annuncio, adesso sta un po' ritracciando il grafico, guardo il grafico sul minuto. Le attese sono state rispettate, adesso il focus sarà su quella che sarà la conference call con la guidance. C'è da dire comunque che questo evento della Fed di oggi è un po' un evento che è smorzato dalle anticipazioni che sono già avvenute a Jackson Hole, quindi vediamo se conferma nella conference call successiva Powell l'intenzione di mantenere diciamo un focus sull'occupazione, tralasciando l'altro pilastro che era nel passato un pilastro fondamentale delle politiche della Fed, che è quello del tasso puntuale di inflazione al 2%. Adesso andremo verso un periodo di media inflazionistica, quindi saranno consentiti anche sforamenti, a mio avviso anche importanti, sopra il tasso del 2%. Certo Paolo, infatti io ti stavo proprio chiedendo, insomma, di aggiungere anche rispetto alle analisi che fai tu insomma quotidianamente, quelle che potrebbero essere le prospettive del mercato alla luce appunto delle decisioni che poi sono state messe nero su bianco, ma insomma che rispecchiano le attese, ma soprattutto anche rispetto ai dati che ci fornirà la Fed, perché poi bisogna guardare al futuro con la crisi, no, dovuta alla pandemia del coronavirus, quindi insomma come
potrebbero dirigersi, dove potrebbero dirigersi i mercati? Allora, questo che stai dicendo è molto importante, perché dopo l'annuncio che ha fatto Powell a Jackson Hole, saranno molto importanti nelle future, diciamo, nei futuri appuntamenti della Fed, quelle che saranno le guidance successive. Quindi assumeranno ancora più importanza le parole del presidente Powell ad ogni conference call, perché i dati adesso dovranno essere tutti commisurati sul solo parametro dell'occupazione, che obiettivamente è quello che attualmente preoccupa sia l'amministrazione americana sia la Banca Centrale. Questo perché c'è stato un recupero dell'occupazione nell'ultimo periodo, però siamo comunque su livelli molto distanti da quelli che erano i tassi di occupazione all'inizio dell'anno. Siamo oltre l'8%, figuriamoci, lo abbiamo ribadito poco fa Paolo, anzi grazie per averlo nuovamente sottolineato, insomma eravamo proprio a una percentuale bassissima, fisiologica prima, siamo balzati oltre il 14%, adesso si è un po' ridimensionato, ma insomma oltre l'8% è molto, per l'America, cioè ci avviciniamo alla percentuale di disoccupazione italiana, che voglio dire, non è sicuramente un buon metro di paragone. C'è stato comunque un recupero forte e le preoccupazioni di Powell, che già aveva paventato nei precedenti interventi dei mesi scorsi, sono quelle di una quota di disoccupazione che potrebbe diventare strutturale. Questa è una delle preoccupazioni che diciamo, stanno sul tavolo e vedremo. Powell stasera anticiperà qualcosa, ma questo discorso sarà presente e frequente in tutte le successive conference call che farà il Presidente della Federal Reserve. Naturalmente siamo in un periodo di politiche ultra espansive, quindi abbiamo una banca centrale obiettivamente molto reattiva alle esigenze del mercato, questo lo vediamo dalle quotazioni generali del mercato, abbiamo il Dow Jones che sta a 28.000, poco lontano da quelli che sono i massimi assoluti che sono stati a febbraio, gli altri indici li hanno già fatti, però diciamo il mercato potrebbe già aver scontato nella settimana successiva a Jackson Hole quelle che saranno le anticipazioni di stasera, quindi stasera potrebbe anche essere un non evento e il mercato potrebbe anche non diciamo, fare movimenti molto reattivi a quelle che saranno le parole del Presidente, perché in gran parte sono già scontate, sono già le ha anticipate. Va bene, allora andiamo da Alexandra Georgieva, così andiamo più nel dettaglio del comunicato. Alexandra. Il comunicato stampa nel dettaglio, in questo momento i tassi di interesse, come stavo dicendo, invariati nel range tra 0 e 0,25%. Una particolarità importante, il comitato mirerà a raggiungere un'inflazione moderatamente superiore al 2% per un po' di tempo, in modo che l'inflazione sia in media del 2%, quindi comunque l'inflazione sopra il 2%, questo discorso, questo dibattito di cui stavamo parlando proprio poco fa, è un target proprio e deciso della Federal Reserve. Invece i tassi rimarranno tra il 2 e 2,25% fino a che non si raggiunge la massima occupazione e il target di inflazione media del 2%, perché questa sarà adesso la nuova parola chiave, inflazione media al 2% per ecco nel breve termine. E non solo, ribadisco un altro punto molto importante di cui stavo parlando, ovvero gli acquisti di Treasuries. La Fed molto probabilmente aumenterà gli acquisti di Treasuries americani e non solo, continuerà ad acquistare i cosiddetti mortgage backed securities, ovvero le ipoteche, quel strumento a cui mi riferivo proprio all'inizio della nostra diretta. Senz'altro ribadisce ovviamente i rischi e la volatilità che possiamo vedere, le difficoltà che possiamo vedere legate al coronavirus, e si impegna come sempre di raggiungere i propri target di inflazione e piena occupazione.
questo è quanto dice la Fed, perciò molto probabilmente i tassi di interesse rimarranno ai livelli presenti almeno fino al 2023. E non solo, vi do anche le votazioni: Kaplan e Kashkari sono i due governatori, i due presidenti ovviamente che sono stati assenti contro questa decisione, non hanno votato per il sostegno di questa decisione che è stata presa all'incontro tra il 15 e il 16 settembre. Questi sono i dettagli, almeno per il momento, poi senz'altro vedremo che cosa ci dirà Powell durante la conferenza stampa, perché comunque il target di inflazione media, ricordo, è già il 2%. Questo sì che è ufficiale, perché questo dibattito di cui stavamo parlando è già chiarito. Certo, Alexandra. Allora, Giacomo, un movimento, vediamolo, il movimento dell'euro-dollaro, poi una domanda ancora a Paolo prima di salutarlo. Sì, direi che le due cose sono connesse, nel senso che lo ha detto poco fa appunto Paolo del movimento dell'euro-dollaro. Questo è il grafico al minuto, quindi insomma proprio mi sono riattaccato a quello che diceva lui. C'è stato un tentativo di rialzo e quindi di ribasso per il dollaro. Come vedete abbiamo raggiunto 1,1855, che però non è un gran massimo. È un massimo che non veniva raggiunto da oggi intorno alle 3:30 del pomeriggio, quindi insomma è piuttosto debole, tant'è che poi stanno prevalendo adesso le vendite sull'euro, o meglio il dollaro si sta rafforzando. Il dollaro è a 93,16 sul dollar index, mentre il cambio euro-dollaro è a 1,1810, ha raggiunto un minimo a 1,1807, quindi stavamo per avvicinarci e per scendere sotto la soglia di 1,18, che è un po' la comfort zone in cui il cross si è posizionato nel corso delle ultime sedute. Quindi chiedo a Paolo semplicemente se è da considerare questo movimento su euro dollaro anomalo, o tutto sommato è una volatilità che rientra insomma in queste situazioni, anche quando sostanzialmente il comunicato stampa non dà particolari novità. Forse la novità è che ci sono due membri del FOMC che hanno votato contro, ecco. Ecco, sì, infatti volevo chiedere, non ho capito se hanno votato contro o si sono astenuti. Si sono astenuti dalla votazione, il che vuol dire che senz'altro non sono stati d'accordo, ecco, con questa decisione. Non c'è l'unanimità, e questo già è un elemento in più che hai fatto benissimo a sottolineare, Giacomo. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, i movimenti che ha fatto sono, diciamo, fisiologici, movimenti di volatilità. In queste occasioni siamo al di sopra, ancora al di sopra della quota 1,18, che è una quota di supportiva importante. Oggi si è mosso in più o meno una figura l'euro dollaro, tra 1,18 e quasi 1,19, che massimi che ha fatto registrare in tarda mattinata verso le 11:48, cioè il timer sul grafico. Per adesso non ci sono grandi movimenti sull'euro-dollaro. Questo ribasso parziale ha dato un po' più linfa ai mercati europei e al DAX, perché ho visto che ha fatto un recupero di una trentina di punti. Anche i mercati azionari americani stanno un po' recuperando, soprattutto il Nasdaq, che aveva raggiunto gli 11.003 come minimo il future di dicembre, vicino a 307,50, adesso ha recuperato una settantina di punti. Il recupero del dollaro potrebbe ancora, recupero parziale, potrebbe ancora favorire i mercati americani. Io penso che c'è da considerare che siamo anche nella settimana delle tre streghe. Venerdì ci sono le scadenze tecniche per quanto riguarda futures e opzioni. Penso che i giochi in questi due o tre giorni, se non ci sono grosse sorprese dalla conference call, io le escludo, sono fatti. Quindi saremo in questa quota o qualcosa in più per quanto riguarda l'azionario, e i movimenti successivi saranno prezzati dal mercato nelle prossime settimane. Non credo che verranno grandi novità dalla conference call. Una novità è quella che avete sottolineato voi, giustamente, la non unanimità della decisione, e questo è un elemento che va considerato anche in prospettiva, perché potremmo avere nelle prossime riunioni ancora dei distinguo
per quelli che riguarda la politica di Trump. Poi entreremo in pieno clima elettorale dalle prossime settimane e sarà tutto il focus dei mercati concentrato sulle elezioni del presidente. Infatti, l'abbiamo già detto, insomma, ancora di più questa unione, trade union, tra le decisioni della Fed di politica monetaria e naturalmente le decisioni di politica pura. Grazie a Paolo Nardovino per la collaborazione, ci sentiamo sulle fonti TV nei prossimi giorni, intanto buona serata. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Grazie. E allora, tra poco parleremo con un altro nostro ospite, ancora per capire, insomma, a questo punto, visto che come previsto, insomma, non c'è un nulla di fatto rispetto alle decisioni di politica monetaria, come potrebbero impattare le decisioni future anche di Trump, del Congresso, su quello che sarà effettivamente l'andamento dell'economia americana. Questo è molto interessante anche perché poi, insomma, il prossimo appuntamento elettorale sarà l'effettivo market mover, perché sapete, insomma, che cosa significano le presidenziali per i mercati. Ecco, abbiamo Jean Ergas collegato con noi. Jean, ben trovato. Buonasera. Allora, bah, guarda, giro semplicemente questa, cioè, sotto forma di domanda questa riflessione che stavi Chiaro. facendo. Ecco, visto che intanto ti chiedo se ti aspettavi quello che è stato esposto nel comunicato e poi a questo punto come guardare al futuro, cioè che cosa guarderanno i mercati nell'immediato futuro? Beh, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso perché non ero convinto che Powell sarebbe stato distolto dalla sua missione da questi ultimi dati macro che non sono stati male, che hanno anche superato in certi casi le attese. Due, che lui sta anche guardando i high frequency indicators, questi indicatori economici non convenzionali, non tradizionali, ne sta facendo una specie di collage e anche lì abbiamo visto degli spunti interessanti. Per cui non sono assolutamente sorpreso, mi compiaccio del fatto che abbia capito che bisogna perseguire con questa politica e che questa ripresa americana ha ancora delle falle e che necessita ancora di un grosso sostegno da parte del governo. Abbiamo visto chiaramente questa riduzione che prevedevo anche nelle stime ossia della disoccupazione a fine anno, diciamo non saremo al 9,3, saremo al 7,6. Il problema è che questo 7,6 rischia di consolidarsi perché sarà composto in parte anche dalla disoccupazione nuova, disoccupazione a lungo termine di imprese che stanno riducendo gli effettivi e cogliendo a pretesto la crisi Covid e stanno cambiando anche tutta la loro struttura del lavoro, nonché la loro anche, diciamo così, preparazione del budget dove si spostano su zero-based budgeting, che vuol dire io adesso ricomincio da capo e dimentico quello che ho fatto nel passato e mi ristrutturo, ossia seguendo anche l'esperienza, prendendo anche spunto dall'esperienza fatta durante la pandemia. Ossia, qui il problema non è tanto un problema, diciamo, dal punto di vista dei tassi di interesse, è un problema di quali saranno effettivamente i danni a lungo termine strutturali della pandemia sull'economia americana e in particolare la disoccupazione che può andare a toccare anche i ceti chiaramente meno abbienti e quelli che in passato furono emarginati dal mercato del lavoro. Io credo che Powell abbia preso una decisione veramente giusta, non solo Powell, ma anche i suoi colleghi. Però se volessimo essere un po' provocatori, una cosa che viene analizzata spesso, insomma non è la prima volta, quindi non è sicuramente una riflessione originale, però in questo contesto forse lo diventa. Cioè quando si dice, Jean, banalmente, insomma, che i mercati sono drogati, no, dalle prese di posizione delle banche centrali, che sono effettivamente e a tutti gli effetti i principali, come dire, coloro che muovono le redini del mercato, potremmo dire. Ecco, visto che e tu giustamente dici, però faremo i conti con quello che la pandemia ha portato sull'economia tra un po'. Non rischiamo che veramente tra un po' le carte si siano mescolate troppo e quindi non si capisca più la direzione da prendere, ancora di più i mercati possano essere disorientati, proprio perché le banche centrali a un certo punto dovranno fare un passo indietro e lasciare che l'economia invece vada per la propria strada, tra virgolette, chiaramente hai capito cosa intendo dire. Ecco. Sì, effettivamente non si può sempre lavorare in parallel, chiaramente, paralleli. No, assolutamente, io sono assolutamente d'accordo, però in questo momento, secondo me, Powell ha sempre prima parlato ai mercati, adesso Powell si sta dirigendo, si sta rivolgendo all'economia reale. Questa è la cosa più importante che è scaturita da questa riunione. Ossia, qui non stiamo parlando di mercati, qui stiamo parlando dell'economia reale e lui si focalizza sull'economia reale. Questo signore, se si stesse focalizzando sui mercati, avrebbe aumentato i tassi per paura di una bolla speculativa, cosa che non
ha fatto. No, io credo che la questione dei mercati è molto semplice. I mercati sono saliti perché uno, c'è un piccolo nucleo di società che ormai sono in mercato. Prima, 10 anni fa, 20 anni fa, uno diceva io compro, non so, l'indice S&P 500 e sono diversificato. Invece oggi compro l'indice S&P 500 e ho una concentrazione pazzoide veramente, ossia perché sto praticamente su 5 titoli che danno in là. Allora lui chiaramente dice sì, qua bisogna fare attenzione a un angolo dell'economia reale. I mercati sono drogati, secondo me, perché c'è questa liquidità inusitata che circola. Ci sono persone che si stanno finanziando con pronti contro termine all'1,5%, poi fanno il gioco momentum sui tech stocks. Ma in questo momento il focus deve essere sull'economia reale, secondo me. Questo è estremamente importante. E verrà il momento in cui faremo i conti. E come se li faremo? Ecco, vedi, cioè, insomma, come detto, è un ragionamento che si è fatto più volte, ma in questo momento ancora di più, perché chiaramente giusto, tra poco davvero tirerà le somme reali di quello che ci ha portato purtroppo il coronavirus. Allora, vado tra poco da Alessandra Giorgeva per una domanda a te. Giacomo, volevamo mostrare qualcosa e poi andiamo con la prossima domanda ad Alessandra. Ridevo perché il concetto di Gian è esattamente lo stesso che più volte ripete Eugenio Sartorelli quando ci colleghiamo il giovedì, e giovedì cioè domani saremo con lui all'11:30, lui dice esattamente questa espressione usando altre parole, in realtà dicendo non usa il termine doping, ma dice qui sembra di stare alla PlayStation, sembra di assistere a questi numeri irreali e prima o poi dovremo pagarli. Peraltro lo disse proprio il giovedì in cui poi Wall Street ha cominciato a scendere e da lì c'è stata la settimana famosa peggiore dal mese di marzo. Siccome lui però, Jean, parlava di mercati dopati, beh, insomma, la non notizia dei tassi di interesse e del comunicato stampa della Fed e la notizia che invece ci sono due astenuti, quindi non è arrivata all'unanimità la non decisione della Fed, in qualche modo ha rappresentato una molla per i mercati, perché il Dow Jones ha preso un bel po' di, guardate qua, è come se avesse preso la rincorsa sostanzialmente, è rimasto più o meno piatto per tutta la seduta, ha preso la rincorsa intorno alle 7, 7 e mezza, e poi ecco che ha preso la rincorsa e l'impennata, sì, diciamo così, negli ultimi istanti, insomma, guadagnando dai 28.140 ai 28.200, quindi insomma quasi 200 punti. Stessa situazione per quanto riguarda il Nasdaq, che era in territorio negativo. Qui la molla è stata ancora più evidente, è il grafico 5 minuti per intenderci, è arrivata giù fino alle 19.40, punto più basso, e poi ecco che si è riportato abbondantemente in territorio positivo. Chiudo dicendo che il dollar index si è riportato sotto quota 93, siamo a 92.97 ed euro dollaro si sta riavvicinando a 1.18.4, a conferma di quello che diceva Paolo Nardovino, e cioè sì, volatilità, ma quella, diciamo così, fisiologica a seguito di una decisione della Fed, anche quando è una non decisione. Allora, Alessandra, agganciati anche tu con una domanda, così interpelliamo ancora Jean mentre aspettiamo Jerome Powell. Sì, infatti, innanzitutto Jean, vorrei chiederti appunto un parere per quanto riguarda proprio la prima riga del comunicato stampa, ovvero che la Fed si impegna ad utilizzare la sua gamma completa di strumenti, ovvero la cosiddetta toolbox, per mantenere la piena ovviamente occupazione e stabilità dei prezzi. Quali sono questi strumenti a questo punto, dopo tutto ciò che abbiamo visto da marzo ad oggi? Ma io direi innanzitutto ci sono chiaramente il bond buying, ossia il quantitative easing tradizionale che loro hanno sempre fatto, che loro continueranno, e loro hanno dichiarato che lo continueranno a fare. Dunque questo può portare anche a una riduzione del costo del denaro a lungo termine per determinate imprese, che dunque riducono le spese e possono non licenziare i dipendenti. Non so poi se riassumeranno. Due, c'è questo Main Street Lending Program, questo è estremamente importante. Ossia un piano che è stato allestito per finanziare le imprese di taglia di dimensione media, non le grossissime. Finora il problema è che pochissimi hanno fatto domanda per ottenere un prestito, e si ribatte che il motivo è che la pratica è talmente lunga e complessa, e in più i criteri sono molto molto restrittivi. Si vedrà forse se qua possiamo allentare un po' il cordone della borsa. Tre, ci sono tutti i programmi effettivamente a sostegno delle grosse imprese e anche di settori specifici che sono stati effettivamente si avvarati. Io mi sto riferendo al mercato dei capitali,
giusto? Questa è la possibilità per la Federal Reserve di investire e di intervenire direttamente sul mercato dei capitali statunitense e dunque assicurando il flow of funds, il flusso di liquidità verso grosse imprese che possono, mentre aspettano, si spera, tempi migliori, sostenere il carico finalmente del loro proprio pagherò, ossia possono pagare, c'è una solvibilità a breve termine. Dunque ci sono moltissimi programmi coronavirus, penso che siano quasi 8 o 9, sono diversi e spaziano su un campo molto molto largo, molti non sono stati ancora completamente utilizzati, ma il problema non è tanto la Fed, come ho detto anche prima. Il problema è che qua ci vuole l'intervento del governo federale, che devono varare questo piano, perché la Federal Reserve non può concedere prestiti direttamente, non vede un disoccupato e dice non ti preoccupare, adesso ti do io i $600 extra a settimana. Questo lo deve fare il governo e il vero problema della Fed sarà di assicurarsi che questo pass-through della liquidità che convogliata dalla Fed arrivi proprio ai destinatari e non si fermi alla soglia delle grosse imprese che poi licenziano. Perché adesso c'è il grosso problema che nel mese di ottobre scadono, diciamo, queste costrizioni, questo blocco sui licenziamenti per alcune imprese e lì assisteremo a un'impennata di disoccupazione a lungo termine. Però possono ancora fare qualcosa sul fronte alla liquidità, questo sì. Ecco, guarda, io ti volevo proprio chiedere cosa ti aspetti adesso da Trump o più genericamente dal Congresso, visto che la Fed aspetterebbe un segnale, no? Che sì. Dal Congresso si parla di questo pacchetto di stimoli che però insomma è in stallo da un po', quindi chiaramente sì. Quello presentato dalla maggioranza repubblicana, cioè chiaramente adesso forse è il momento per agire, per intervenire. Le mosse del Congresso quali saranno a tuo parere, Gian? Ma secondo me a questo punto dovranno pure mettersi d'accordo, perché Trump effettivamente si è interposto, ha detto benissimo, adesso separo io i due contendenti, smetterla di fare a botte, ossia qua bisogna arrivare a un piano di 1,5 trilioni, non so quanti siano, bisogna discuterne perché abbiamo un'emergenza. Questa è una situazione estremamente seria, abbiamo visto un calo nella crescita dei consumi negli Stati Uniti, ossia continuano a crescere, però il tasso di crescita è diminuito e questa non è una coincidenza perché poi chiaramente sono venute a scadere ossia queste agevolazioni supplettive dei $600 a settimana. Dunque è assolutamente essenziale che si arrivi a un accordo. Io credo che qualcosa faranno, non credo che sarà enorme. Il GOP bisogna distinguere tra il Partito Repubblicano che controlla il Senato e la Casa Bianca. Il Partito Repubblicano rimane ancorato ai suoi principi repubblicani di poca spesa pubblica, controllo fiscale. La Casa Bianca vuole farsi rieleggere. Qui i contendenti sono tre: Trump, i repubblicani e i democratici. Questo è molto importante ricordarselo. E secondo me forse Trump riuscirà a spingere i repubblicani che si addivenga a un accordo. Io spero di sì, perché se non diveniamo, se non si dovesse addivenire a un accordo nel circo di 2 o 3 settimane, qui può succedere di tutto. Guarda, mi verrebbe solo da dire che ormai insomma sono quasi le battute finali della campagna elettorale. Giusto. Quindi Trump potrebbe anche muoversi di conseguenza, no? E quindi esatto. La mossa che tu auspichi potrebbe davvero esserci a breve, ma anche per un mero motivo, diciamo così, squisitamente motivo politico. Esatto, no, e questo effettivamente qua si parla di politica, ossia qui questo discorso di questo nostro pacchetto, il primo fu chiaramente una reazione a questa emergenza che era palese, adesso stiamo parlando di una situazione elettorale, perché da un lato i repubblicani dicono, ma guardate adesso i grandi repubblicani, anche Powell che era così scettico, lui è più ottimista, ma perché dobbiamo spendere questi soldi? Ossia, il discorso loro non riescono a capire è che i repubblicani vedono l'economia come di aggregato di dati, dicono, però non guardano a guardare i singoli, diciamo così, strati della popolazione e chi viene più colpito. Questo è molto importante. Qui stiamo proprio covando un problema sociale enorme, c'è un terzo di coloro che sono in affitto che non riusciranno a pagare l'affitto. Dunque abbiamo una crisi sociale, bisogna distinguere la crisi sociale da quello che può essere chiaramente a livello top macro un aumento, una ripresa del GDP. Sono due cose completamente diverse. Trump non sta intervenendo tanto sull'economia, ma su un problema sociale, perché lui deve assolutamente avere i voti di coloro che si considerano diseredati. Questo è estremamente importante. Bisogna guardare la base elettorale di Trump, non è la base elettorale tradizionale del Partito Repubblicano. Il Partito Repubblicano sono tradizionalmente il partito dei benestanti. La base elettorale di Trump è tipo Perón in Argentina dopo la guerra, che sono i descamisados, quelli senza camicia. Allora lì a questo punto si deve mettere in touch, ossia stabilire questo collegamento, questa connessione, questo link con i descamisados americani, dire guardate adesso sto arrivando con i soldi e potrete pagare l'affitto.
molto importante quello che sta accadendo adesso. Allora, un'ultima domanda da Giacomo, dico ultima perché poi credo che Paolo inizierà a parlare, anzi Gian, ti saluteremo credo velocemente, però andiamo fino a quando Jerome Powell farà il suo ingresso, diciamo, per la conferenza stampa. Allora Giacomo. Tanto stavo dando un'occhiata all'andamento delle obbligazioni, dei rendimenti delle obbligazioni, quindi dei titoli di Stato americani. Il movimento più forte, se forte vogliamo definirlo, è quello dei 30 anni, con l'andamento che era tra 1,42 e 1,41, 1,40 per tutta la seduta. Oggi abbiamo raggiunto poi, oggi, il momento del comunicato, siamo arrivati a 1,44, che è il massimo delle ultime tre sedute, quindi anche in questo caso movimenti minimi. Detto questo, volevo tornare da Gian, economia reale, prima parlavamo, grande ripresa in Cina, finalmente positivi dopo tanto tempo, mentre negli Stati Uniti, dopo il rimbalzo inevitabile dopo il lockdown, si è più o meno di nuovo riappiattito a livello di consumi, di vendite al dettaglio, e il dato peraltro è stato pubblicato oggi. Ti sorprende? Esatto. Insomma, la Cina da questo punto di vista è più pronta e dobbiamo prepararci davvero a una ripresa che vedrà gli Stati Uniti per la prima volta a inseguire la Cina, e forse, qui il forse è gigantesco, grosso come una casa, anche dietro l'Unione Europea? Ma io credo effettivamente che forse la Cina sì, ci sorpasserà, ma il discorso è, come ti interessa, cos'è l'economia cinese? L'economia cinese in gran parte è pompata dal governo, un circuito chiuso, non stiamo vedendo altro. A questo punto stiamo semplicemente vedendo, o siamo finalmente una specie di convergenza tra il settore manifatturiero, che è il circuito chiuso cinese, dove il governo pompa soldi, produce per magazzino e paga la gente, e un leggero aumento del consumo, ossia. Questo è molto importante perché chiaramente il mercato cinese è estremamente grande, molto grosso. Io non credo che ci sarà in tutto un grosso pass-through per i mercati esteri, credo, perché questa è Cina su Cina. Entrando Powell, perdonami Gian, vediamo subito se Alexandra mi conferma. Se così fosse, Gian, grazie mille, ci sentiamo in un altro momento. Grazie, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Eccolo. Dedicati a raggiungere i nostri obiettivi. Il che vuol dire stabilità del prezzo e massima occupazione. Sin dall'inizio di questa pandemia abbiamo deciso alcune azioni per provvedere con un po' di stabilità e assicurarci che il recupero sarà più forte possibile e per avere meno danni possibile per quanto riguarda l'economia. Oggi i miei colleghi ed io abbiamo deciso alcuni punti molto importanti, cambiamenti importanti, anche un update per quanto riguarda il nostro guidance dei tassi di interesse. Visto la nuova affermazione di politica monetaria, questi cambiamenti chiariscono i nostri obiettivi nel lungo termine. Prima di descriverli, però, vorrei fare un review degli sviluppi economici nell'ultimo periodo. L'attività economica si è rialzata dopo i livelli depressi del secondo trimestre, dove tanto dell'economia era ferma per ovviamente i shutdown, con l'apertura di tanti business e certamente le spese delle persone ha recuperato piuttosto tre quarti punto percentuale, le spese dei servizi che si aspettano senz'altro come i viaggi e i comparti dei servizi sta tuttora soffrendo, per vedere un recupero più importante questo settore sicuramente si baserà sui stimoli del Fed ma anche del governo. Riguardo il settore del housing stiamo vedendo un miglioramento molto forte, soprattutto anche negli investimenti aziendali abbiamo visto un recupero piuttosto importante, soprattutto ben sopra le stime del FOMC. In questo momento abbiamo fatto una revisione al rialzo dal nostro ultimo appuntamento di luglio. Tutto ciò nonostante, il tasso di disoccupazione rimane ben sotto i nostri target e comunque più di 22 milioni di lavori sono stati persi dall'inizio marzo. Il tasso di disoccupazione si è ribassato, però comunque ben sopra le nostre stime. Milioni di americani rimangono senza lavoro tuttora. Guardando avanti, la FOMC crede che il tasso di disoccupazione continuerà a scendere verso 7,6% fino a fine 2020, 5,5% per 2021 e 4% per 2023.
la discesa economica non è stata equivalente per tutti gli stati negli Stati Uniti. Noi cercheremo di aiutare soprattutto gli stati dove hanno avuto delle implicazioni più importanti, ma soprattutto il servizio dei settori, come anche per non menzionare le donne e gli afroamericani. Questa dislocazione economica ha creato grandi incertezze per il futuro e la pandemia ha lasciato grande impatto sull'inflazione per quanto riguarda i prezzi del cibo, che hanno contribuito anche alle perdite degli stipendi. La domanda meno importante, soprattutto nei settori che sono stati più colpiti, ha impattato i prezzi dei consumi e l'inflazione è ben sotto i nostri obiettivi del 2%. L'inflazione media dell'inflazione è aumentata dall'1,2% a 1,7% nell'anno prossimo e rimane 2%, raggiungerà il 2% nel 2023. Quando inizierà il recupero dell'economia? Purtroppo anche incremento di casi di coronavirus sono aumentati, come anche i morti negli Stati Uniti, il che ci preoccupa perché potrebbe portare di altre misure importanti per rallentare i casi di coronavirus. Tutti noi abbiamo un ruolo responsabile per rispondere alla pandemia, seguiamo comunque i consigli della sanità e dei dottori in modo tale per poter aiutare anche l'economia. Non vedremo mai il pieno recupero dell'economia finché le persone non sono tranquilli per la propria vita. La crescita dipende anche dalle azioni politiche, soprattutto gli stimoli fiscali per sostenere le persone che hanno bisogno. La Fed ha risposto a questa crisi per promuovere la massima occupazione e stabilità dei prezzi per gli americani, insieme anche la nostra responsabilità di mantenere la stabilità del sistema finanziario. Noi utilizzeremo tutti i nostri strumenti per sostenere l'economia durante questi tempi di tanti problemi. La nostra strategia di mandato doppio ci aiuterà a raggiungere l'inflazione del 2% nel tempo, nel lungo termine. Noi vediamo massima occupazione come nostro obiettivo principale e speriamo di non vedere questi livelli di disoccupazione così alti, e anche ci speriamo di vedere l'aumento dell'inflazione vicino ai nostri obiettivi. Crediamo che raggiungendo l'inflazione vicino al 2% ci aiuterà a capire che nel lungo termine questi 2% rimarranno come nostro target. Le aspettative per quanto riguarda i nostri obiettivi di occupazione e inflazione, sicuramente il raggiungimento dei nostri obiettivi avrà impatto anche sui tassi di interesse. Come abbiamo detto nel nostro comunicato stampa, con inflazione sotto il 2%, cercheremo di raggiungere moderatamente sopra il 2% per un bel po' di tempo, per avere una media del 2% e un'inflazione, aspettative di inflazione nel lungo percento ancorate al 2%. Ci aspettiamo di avere questa politica accomodante almeno finché non raggiungiamo la piena occupazione, e per quanto riguarda i tassi di interesse ci aspettiamo che manterremo il 0,25 per finché il mercato del lavoro non raggiunge livelli consistenti alle valutazioni del nostro comunitato e l'inflazione non raggiunga il 2% o sopra il 2%, moderatamente sopra il 2%. In più, nei prossimi mesi aumenteremo gli acquisti di Treasuries e NBC, ovvero ipoteche, almeno nella quantità attuale o ancora più alta, per sostenere le condizioni finanziarie e assicurare i crediti per le famiglie. La nostra guidance servirà l'economia molto bene e promuoverà i nostri obiettivi per poter recuperare più presto possibile la nostra economia. Saremo comunque sempre pronti ad aggiustare le nostre misure se ci fossero dei rischi che potrebbero
impedire i nostri obiettivi. La Fed ha anche intrapreso tante azioni per sostenere i crediti per le famiglie e le aziende piccole e medie e anche i governi locali. Avendo questa liquidità promuove il recupero robusto dell'economia. Tanti dei nostri programmi si tratta di prestiti di emergenza e sono disponibili solo in circostanze molto emergenti come quelle di oggi. Questi programmi servono per sostenere il mercato dei crediti e avere liquidità per dalle banche alle famiglie, dalle banche ai business. Abbiamo bisogno comunque di un forte sostegno del Congresso e del Treasury. Quando la crisi passerà, noi riprenderemo questi strumenti e li rimetteremo nel nostro toolbox. Questi sono forze di prestiti, ma non possiamo regalare i soldi, sono soltanto prestiti. Quello che possono dare soldi sono senz'altro i stimoli fiscali, quei programmi che abbiamo lanciato noi per sostenere l'economia. Senz'altro i prestiti che abbiamo messo in disposizione dovranno essere ripagati. In questo momento abbiamo bisogno di un sostegno fiscale diretto, perché è il governo che ha la possibilità di decidere dove mettere le risorse per aiutare le persone. Le azioni che abbiamo intrapreso sinora hanno fatto una differenza importante per sostenere le famiglie e le aziende all'interno degli Stati Uniti. Ci vorrà un po' di tempo per riavere l'economia a livelli precedenti, come abbiamo avuto all'inizio di quest'anno, e abbiamo bisogno di sostegno fiscale e di politica monetaria per raggiungere i livelli dall'inizio anno. Noi sosterremo sempre le famiglie e i business all'interno degli Stati Uniti, questa è la nostra missione pubblica, ci dedichiamo ad aiutare a tutti con i nostri strumenti di politica monetaria per avere questo recupero dell'economia più presto possibile. E finalmente vorrei dire, anche per riconoscere la morte di Tom Slovak, la sua analisi sono state di grande aiuto al FOMC e ha avuto un ruolo importante, un ruolo chiave per l'era della Fed, sarà ricordato per sempre sia per il suo lavoro ma anche per la persona che era. Ci mancherai. Grazie e sono felice a prendere le vostre domande. Nick Timrose. Buongiorno, una domanda da Wall Street Journal. Lei è stato molto chiaro per quanto riguarda il tasso di interesse e le vostre intenzioni. Voi non state pensando per niente ad alzare i tassi di interesse, e almeno finché non avete inflazione fino al 2% e tasso di disoccupazione al 4%. Ma la guidance di oggi riguarda anche l'APP, ovvero gli acquisti di Treasuries. Che cosa sarà importante per capire con che ritmo acquisterete le obbligazioni? Grazie. Allora, nel nostro post-meeting affermazione vi faremo vedere che comunque per sostenere le condizioni finanziarie continueremo ad acquistare titoli garantiti da ipoteca e anche comunque treasuries o al ritmo attuale o anche ad un ritmo ancora più alto per sostenere le condizioni finanziarie. In questo momento 80 miliardi di dollari per Treasury e 40 miliardi per MBS. Questi acquisti sono stati molto efficaci per sostenere le condizioni del mercato e per aumentare anche la liquidità per i mercati finanziari. Credo che questa sia una buona cosa. Per quanto riguarda il futuro, vorrei dire solo che ci sono alcuni modi e margini per poter aggiustare i nostri strumenti. Continueremo a monitorare gli sviluppi e siamo pronti ad aggiustare i nostri piani come appropriato.
Se posso fare il follow up, perché state dando guidance per alcuni strumenti e non state dando guidance per altri strumenti quando dovete farlo per tutti e due? Beh, crediamo che ciò che abbiamo detto oggi è appropriato per il momento e quindi faremo gli aggiustamenti per quanto riguarda la nostra guidance. Se ci dovesse essere bisogno, noi faremo i cambiamenti necessari. La forward guidance che abbiamo annunciato oggi sostiene l'economia, infatti i tassi rimarranno ben accomodanti fino a che non vediamo un recupero pieno del mercato del lavoro, ma anche i target di inflazione. Credo che questa sia un'affermazione molto forte. Tra l'altro stiamo comprando 40 miliardi di MBS e 80 miliardi di treasuries, perciò non vedo cosa non sia chiaro sotto questo punto di vista, ma per il momento crediamo che la nostra politica è appropriata per sostenere l'espansione. Lo abbiamo detto sin dall'inizio. Prima cercheremo di sostenere, di fornire sostegno e stabilità e aiuto nella prima fase della crisi e poi dopo cercheremo di sostenere l'espansione. Beh, l'espansione è qua, l'abbiamo aspettata tanto tempo e abbiamo cambiato oggi la nostra guidance appunto per questo motivo. Gina? Hi, Cheryl. Thank you for your question. Gina Smilet, New York Times. Una domanda da New York Times. You beefed up your language on financial stability in the long-run statement that you unveiled with your Jackson Hole speech last month. Ci può parlare del suo speech del Jackson Hole per quanto riguarda la stabilità finanziaria? Che cosa ne pensa della stabilità finanziaria? Che cosa vi preoccupa in questo momento sotto questo punto di vista e che cosa dovrebbe cambiare per cambiare i tassi di interesse della Fed, a parte la disoccupazione, il tasso di disoccupazione e il target di inflazione? Ci può dare qualche dettaglio? Quello che abbiamo detto nei nostri obiettivi nel lungo termine e strategie di politica monetaria è che il comitato e le decisioni riflettono i nostri obiettivi nel lungo termine per avere anche un bilancio, un equilibrio con gli obiettivi del comitato. Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, oggi abbiamo detto che siamo pronti ad aggiustare la nostra politica monetaria se ci fossero dei rischi che potrebbero impedire i nostri obiettivi, però lei ha chiesto per la stabilità finanziaria in particolare. Una cosa che potrei dire è che la politica monetaria non dovrebbe essere difensiva, non siamo a livello difensivo per quanto riguarda difendere la stabilità finanziaria, stiamo guardando per strumenti più appropriati come regolamentazione, supervisione, stress test e tutti questi strumenti macroprudenziali sono la prima linea per la stabilità finanziaria, però siamo sempre aperti all'idea che non ignoreremo questo tipo di rischi, ma ci saranno altri tipi di rischi o qualsiasi tipo di rischio che potrebbe occorrere. Noi saremo sempre pronti a rispondere a livello di politica monetaria, è ciò che pensiamo in questo momento principalmente, questi sono gli strumenti come in prima linea. Quali altri strumenti? Vi rilego di nuovo il nostro comunicato stampa. Nel lungo termine, le decisioni politiche riflettono il bilancio del rischio per quanto riguarda il sistema finanziario e gli obiettivi del comitato. Il test sarà se la maggioranza del comitato crede che la politica monetaria sta fornendo questa stabilità finanziaria. È una cosa che stiamo monitorando e tutte le preoccupazioni, ovviamente tutte le preoccupazioni che abbiamo e che stiamo osservando. Ci sono tanti strumenti e senz'altro pensiamo anche di politica monetaria. Grazie. Steve Lisman di CNBC. Come si stanno incontrando le vostre proiezioni con i vostri obiettivi?
voi avete target di inflazione sopra il 2%, ma se guardo sull'S&P non vedo un comitato, non vi ho mai visti con obiettivi, non ho visto l'inflazione mai toccare i vostri obiettivi già da un bel po' di tempo. Avete la confidence che raggiungerete questi 2% innanzitutto? Figuriamoci sopra il 2%. No, assolutamente no, noi non abbiamo alcuna confidence. Ci sono quattro eccezioni all'interno del comitato per quanto riguarda i nostri tassi di interesse. Quindi non, stiamo osservando comunque tutti gli strumenti nel breve termine. Probabilmente i tassi rimarranno così fino al 2023. Questo setting dei nostri tassi in questo momento crediamo sia appropriato e crediamo che comunque sarà appropriato fino al 2023 per raggiungere gli obiettivi di inflazione. Ovviamente faremo le nostre valutazioni e cercheremo di raggiungere inflazione moderatamente sopra il 2%, quindi non credo che ci sia un conflitto tra i due. Ci sono proiezioni che non fanno. Per quanto riguarda la nostra confidence invece, vorrei dire che c'è una guidance molto forte che abbiamo dimostrato e fa vedere la nostra determinazione che noi possiamo raggiungere questo obiettivo, assolutamente sì. Scusi, però se foste confident che potete raggiungere inflazione sopra il 2%, perché allora uno di questi anni non avete mai parlato di un'inflazione sopra il 2%? Perché crediamo che guardando tutto ciò che sappiamo per le dinamiche dell'inflazione per tutto il mondo, abbiamo pensato che ci vuole un po' di tempo, ci siamo aspettati che l'economia recuperasse velocemente, ma questo ritmo rallenterà quando le persone torneranno al lavoro, però rimarranno comunque spazi all'interno dell'economia senza lavoro, dove ci sarà un ribasso dell'economia e un'occupazione sotto l'occupazione media. Quindi questo avrebbe potuto mettere pressione sull'inflazione, quindi finché quando raggiungiamo massima occupazione crediamo che anche il target di inflazione sarà raggiunto. È un processo lento, però è un processo, l'inflazione si sposta nel tempo e quindi crediamo che questo continuerà nel tempo, crediamo che la nostra guidance è strapotente e crediamo che la nostra guidance dice effettivamente che rimarremo accomodanti finché l'economia non recupera al pieno. Grazie. Buongiorno Powell, vorrei fare un'anticipazione se ci sarà un altro pacchetto di stimoli, visto che l'espansione economica rallenterà, come lei ha detto. Che cosa si aspetta del Congresso? Beh, certo, innanzitutto se vediamo le proiezioni economiche che i miei colleghi ed io abbiamo fatto per questo incontro, vedremo che le aspettative per il recupero continueranno e continueranno con un ritmo molto, molto veloce nel 2021, 2022, 2023. Ci aspettiamo che questo ritmo rallenterà. Ma giusto perché comunque è normale che il ritmo sia più veloce all'inizio del recupero, perché c'è stato un declino molto forte, molto veloce, e quindi è normale che anche il recupero sarebbe così veloce. Poi senz'altro il ritmo rallenterà perché è la normalità. Per quanto riguarda la politica fiscale, io partirei dicendo che la risposta delle autorità fiscali, la iniziale risposta è stata molto veloce e efficace e stiamo vedendo i risultati di questa risposta ad oggi con le spese delle famiglie oggi, anche quando vediamo anche il mercato del lavoro e tanti altri indicatori macroeconomici, stiamo vedendo anche i defaults che sono rallentati e questo è molto importante, c'è stato un impatto molto positivo. Detto ciò, il mio senso è che abbiamo bisogno assolutamente di ulteriore sostegno fiscale dal Congresso, ma non dalla Fed, perciò vorrei dire che comunque ci sono più o meno i 11
15 milioni di persone disoccupate senza lavoro, che hanno bisogno di aiuto, che lavorano nelle industrie che probabilmente avranno tanti problemi, come il settore dei servizi, cercheranno di trovare qualsiasi opzione a sostenere, sorpassare questo momento di difficoltà, soprattutto le piccole e medie imprese che sono in forte difficoltà. Quindi abbiamo bisogno comunque di un aiuto diretto nei confronti delle persone, le piccole e medie imprese che hanno sofferto tanto dalla pandemia, hanno sentito tanto l'impatto della pandemia. Sinora l'impatto fiscale è stato molto forte, molto efficace, però abbiamo bisogno di più sostegni. Alcuni forecasters dicono che ci sarà un ulteriore sostegno fiscale molto forte nel breve. Dobbiamo aspettarci qualsiasi evoluzione ulteriore nella vostra forward guidance nei prossimi anni, o c'è qualcos'altro che la Fed considera nel futuro? Beh, crediamo che la forward guidance che abbiamo adottato oggi è appropriata e, come ho detto, strapotente. Effettivamente ciò che dice è che noi siamo accomodanti, rimarremo accomodanti finché necessario, finché la disoccupazione rimane ai livelli che noi vogliamo, ritorna ai livelli che vogliamo e le condizioni dei mercati sono consistenti con le valutazioni del comitato, e finché l'inflazione media rimane al 2% o poco sopra il 2%, quindi senz'altro questa è una forward guidance molto forte che rimarrà nel tempo e fornirà sostegno per l'economia nei prossimi anni, quindi è ciò che pensiamo in questo momento. Thank you, Howard Schneider. Vorrei fare un follow up alla domanda di Mike. Lei ha detto che ci sono alcuni scenari per l'aumento delle tasse, alcuni scenari che devono accadere per riavere i tassi di interesse più alti. Potrebbe spiegarci di più quali sono le vostre valutazioni per quanto riguarda la piena occupazione insieme a inflazione del 2%, che può raggiungere il 2% solo per 2 mesi, per 2 giorni, per 6 mesi? Come definisce moderatamente sopra il 2%? Beh, come lei sa, la massima occupazione non è una cosa che può essere ridotta di un numero o una percentuale, c'è un grande range di fattori che bisogna considerare, anzi un numero di fattori sostanziali, indicatori che stiamo guardando, soprattutto le condizioni del mercato del lavoro consistente alle nostre valutazioni, come la partecipazione del mercato del lavoro. La partecipazione è molto importante, noi non abbiamo una regola, stiamo guardando alla valutazione momentanea, siamo sempre molto trasparenti sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda l'inflazione, questo è un comitato che è molto confident e dedicato e determinato a raggiungere gli obiettivi, e l'idea che cercheremo il modo più veloce per uscire di questa situazione non è il messaggio che vogliamo mettere qua. Non stiamo guardando per un mese di inflazione del 2%, siamo decisi di raggiungere i nostri obiettivi di inflazione nel medio-lungo termine. Invece, per quanto riguarda che cosa vuol dire moderatamente, vuol dire non molto sopra il 2%, vuol dire francamente moderatamente. Per quanto riguarda invece il tempo, non vuol dire in maniera permanente e non per un periodo sostenibile. Non stiamo cercando di creare questa sopra 2% come una regola o come una formula. Credo che il pubblico capirà molto bene ciò che cerchiamo di dire, ciò che cerchiamo di raggiungere, un'inflazione media del 2% nel tempo.
ci aiuta, e questo target sopra il 2% ci aiuterà ad aggiungere il nostro obiettivo del 2% nel medio termine e per sostenere l'economia. Credo che il messaggio è molto chiaro. Una domanda da Financial Times. Actual accommodation to the US economy from a monetary perspective, and sort of delivered further support. Quando sarà necessario un sostegno ulteriore a livello di politica monetaria per l'economia, invece per quanto riguarda il sostegno fiscale nelle sue proprie proiezioni, non dei forecasters, secondo lei arriva un pacchetto fiscale e se non ci dovesse essere, lei può immaginarsi una contrazione dell'economia e un rallentamento forte dell'economia se non ci fosse questo pacchetto fiscale? Allora, dal punto di vista degli effetti, ciò che abbiamo fatto sinora è piuttosto in linea con il consenso della nostra affermazione di oggi. È in linea con quello che ci potevamo aspettare e con quello che ci potevano aspettare. Nel tempo ci sarà un sostegno molto forte per l'economia, nel senso consistente con le aspettative. Io non stiamo guardando per una reazione enorme, però nel tempo, ripeto, la guidance che ci immaginiamo è sostenere l'economia vicino ai nostri obiettivi, e credo che ciò che stiamo facendo è molto forte e efficiente. Per quanto riguarda il sostegno fiscale, credo che lei mi chiede che cosa accadrebbe se non ci fosse il pacchetto. Beh, ci sono diverse valutazioni, diversi scenari, abbiamo visto diversi scenari del FOMC anche. Tutto sommato crediamo che senz'altro ci sarà un'altra, secondo le nostre previsioni ci sarà un'altra azione fiscale e c'è tanto appetito per questa azione fiscale, quindi credo che è molto difficile dirlo, perché fino a questo punto l'economia si è approvata resiliente dopo questo CARES Act che abbiamo visto, il lancio del CARES Act, però senz'altro c'è il rischio che questi che sono rimasti disoccupati hanno speso questi benefici che hanno ricevuto, e se non ci fosse un follow up, se non ci fosse altro sostegno, e queste persone sono senza sostegno e senza lavoro, sicuramente questo sì che avrà tanto impatto sull'attività economica, ci saranno tante chiusure, ci saranno tante cicatrici per l'economia. Questo è un rischio al ribasso, quindi la vera questione è quando e quanto sarà questo pacchetto fiscale. Non c'è alcuna certezza sotto questo punto di vista, ma parlando in generale, se non lo vediamo, beh sì, certo che avremo un rallentamento forte dell'economia, un rischio al ribasso. Una domanda da CNN. Grazie per prendere la mia domanda. La Fed è aperta per altre misure per quanto riguarda l'economia? E siete pronti ad adottare altre misure per sostenere l'economia? Noi stiamo monitorando tutto ciò che crediamo che sia importante per l'economia americana. Quindi tutto che stiamo guardando è importante per noi, anche l'inequality, anche le disuguaglianze, anche per quanto riguarda gli stipendi, le demografie, è una cosa che stiamo monitorando attentamente. Le disuguaglianze è un problema importante, ma c'è anche stagnazione degli stipendi per le persone a livello basso, quindi senz'altro queste sono cose che impediscono la crescita della nostra economia, però noi non abbiamo gli strumenti per rispondere a questi problemi. Abbiamo tassi di interesse, supervisione alle banche, politica monetaria, stabilità finanziaria, quindi noi però non possiamo prendersi cura di queste cose, perché
senz'altro i nostri tassi di interesse sostengono le persone, un grande gruppo di persone, e capiamo senz'altro che questo è un grande problema, è un problema di cui parliamo, e fa parte della nostra economia. Questa distribuzione dipende però di altre persone. Noi senz'altro prendiamo sul serio questa questione, e senz'altro la crescita dell'economia è limitata quando non tutti hanno la possibilità di andare all'università, di andare a curarsi, ad accedere alla sanità e partecipare al mercato del lavoro. Quindi se c'è questa disuguaglianza, senz'altro c'è un rallentamento della crescita economica. Noi abbiamo bisogno di questa prosperità, di essere spalmata bene nel lungo termine. Noi possiamo sempre parlare di queste cose, però non è nostro il potere per poter sostenere questi diversi gruppi, anche se guardiamo ai diversi gruppi all'interno dell'USA, come magari gli afroamericani. Sì, stiamo osservando e cerchiamo, non guardiamo però solo loro e diciamo ok, cerchiamo di raggiungere la massima occupazione, stiamo cercando di raggiungere la massima occupazione in generale. Sono altre le persone che si devono prendere cura delle minoranze. Vorrei avere un chiarimento, se una domanda di Fox Business, un chiarimento per quanto riguarda gli acquisti di Treasuries, che cosa è importante per capire fino a che punto continuerete e con quale ritmo? I nostri acquisti di Treasury stanno facendo tutto ciò che devono fare. C'è un grande progresso per quanto riguarda il funzionamento del mercato. Abbiamo visto nella primavera che c'è stato un funzionamento del mercato cattivo. In questo momento stiamo vedendo dei miglioramenti importanti, però tuttora crediamo che questi acquisti, che sono più di 180 miliardi al mese, che sono ben sopra rispetto agli ultimi acquisti di assets durante l'ultima crisi finanziaria nel 2008. Quindi credo siamo ad un buon punto, crediamo che comunque possiamo aggiustare sempre questo punto facendo diverse cose, facendoli ribassando alcuni settori, aumentando invece gli acquisti da altre parti. Quindi continueremo a monitorare gli sviluppi e siamo pronti ad aggiustare i nostri piani come sia appropriato. Victoria. Victoria Guida, buongiorno, grazie per la possibilità. Vorrei chiedere due domande. Se non ci fosse vaccino fino al prossimo anno, che cosa vorrà dire per l'economia? Può darci più dettagli per quanto riguarda i diversi scenari stress per le banche? Ci sono altri stress test che state effettuando in questo momento? Ci sono... E che cosa vuol dire per il payouts delle banche? Per la prima domanda. Cosa accade è che stiamo cercando di imparare a vivere con il Covid, che tuttora si sta spalmando, sta contagiando tante persone, ma nello stesso tempo cerchiamo di avere un'attività economica sostenuta. Tante persone sono a rischio di prenderlo, però siamo stati in grado di riprendere tante attività economiche, e ciò senz'altro include tanto social distancing per tornare al lavoro. Dobbiamo mettere le maschere, dobbiamo mantenere le distanze, è meglio cercare di ritornare all'attività economica a livelli pre-pandemici, e credo che però sotto questo punto di vista avremo problemi con l'economia finché non ci sarà un vaccino di cui ci possiamo fidare, un vaccino che possiamo usare. Ma credo che anche testare i test, che sono a basso costo e sono rapidi, possono essere adottati ai posti di lavoro, e questo sì che può aiutare, perché
fare i test a livello regolare non costa tanto, non dovrebbe costare tanto, perché testando le persone aiuterà senz'altro i business, aiuterà tanto l'attività economica, quindi ci sono tanti modi per andare e migliorare, però ci sarà sempre questo ci saranno sempre queste attività che saranno sotto pressione e sarà difficile riprenderle, quindi francamente sto cercando di dire che le nostre previsioni e le nostre valutazioni possono essere qualsiasi, però è veramente difficile dire perché non c'è un template, non c'è un sample, non c'è esperienza precedente simile, quindi come possiamo dirlo? Negli ultimi 60 giorni l'economia per esempio si è ripresa molto più velocemente, però può continuare, può non continuare, può rallentare, potrebbero essere delle chiusure, potrebbe essere dei shutdown. Noi cercheremo senz'altro ad assicurarci il recupero più vicino e senz'altro mantenere, ecco, le regole per limitare i contagi è molto importante. Per quanto riguarda invece i stress test, io non ho per il momento, non ho nulla di annunciare, non ho tanto da dirle sotto questo punto di vista, anzi onestamente non ho nulla da dirle per oggi. Thank you. Chris Condon. Chairman Powell. Lei ha sottolineato più volte oggi che la Fed può solo dare prestiti ma non può regalare soldi. Fino a 600 miliardi di dollari per piccole e medie imprese può aiutare. Che cosa esattamente non va bene con il funzionamento, con il Main Street Lending Program, che ha prestato più di 1,5 miliardi fino a questo punto? Il Congresso deve chiarificare quanto rischio ha questo programma. E questi sono fondi che sono specificamente disegnati per le piccole e medie imprese. Invece tante persone del settore bancario dice che il Tesoro invece sta cercando di fare zero perdite per quanto riguarda il Main Street Program che avete lanciato. Quindi il Congresso, la Fed e il Tesoro sembra che siano che hanno opinione diversa per quanto riguarda questo programma che avete lanciato. Che cosa ci dice? Alcune cose per il Main Street. Raggiunge innanzitutto tutta la nazione, la maggior parte delle banche che sono iscritte a questo programma sono più di 2 miliardi di dollari in questo momento in giro, quindi le banche sono a disposizione. Potrebbe essere un aumento se ci fosse bisogno per quanto riguarda le condizioni economiche. Senz'altro, se guardiamo il mondo dei crediti, i sondaggi non mettono un limite dei crediti. C'è tanto credito, c'è tanta liquidità messo a disposizione. Però c'ha ragione. Stiamo guardando alcune cose, alcune banche hanno, le banche cercheranno di approcciare questi prestiti e tenerli come i prestiti normali, già a parte lo stanno facendo. Noi vogliamo assicurarci che le banche sappiano che il differenziale di pagamento è un facility per le aziende che non hanno accesso, che non hanno accesso ai prestiti
a livello regolare, quindi questo è che cerchiamo di fare, dare crediti per quelli che non hanno accesso ai crediti di solito. Io ho visto il presidente Rosinger che ha detto, non posso fare un commento diretto, però posso dire che questi, se guardiamo la sezione 33 dei prestiti, è molto chiaro che noi cerchiamo di dare prestiti solo a aziende con solvenza e assicurarci che chi prende il prestito ha la solvibilità e possa ripagarlo, e l'idea era che possiamo togliere tutti gli impedimenti per qualsiasi azienda che possa aver bisogno di prestito. Noi cerchiamo di fare lo stesso programma per piccole e medie imprese, non siamo al punto perfetto, però per tutti quelli che prendono denaro in prestito, ci sono questi servizi di prestiti e loro in particolare avranno bisogno di sostegno fiscale. Ma detto ciò, noi continueremo a lavorare sul miglioramento dei nostri programmi e renderlo disponibile a tutti quelli che hanno bisogno. E che caso ci dice che il tesoro, ciò che il tesoro cerca di dire alle banche per le zero perdite? Io non posso dire nulla di ciò che dice il tesoro. Se pensiamo, noi dobbiamo andare verso il sistema bancario, perché non possiamo avere miliardi di persone che lavorano per la Fed e per il tesoro. Le banche stanno dando dei prestiti buoni e sono preparati appunto per questo. Ovvio che noi gli abbiamo detto di prendersi qualche rischio, perché questo era il punto di questo programma, però non è una cosa facile da fare, nessuno si vuole prendere questi rischi, e noi cercheremo di chiarificare questa questione. I crediti continueranno ad essere disponibili per tutti. Hi, thanks for taking my question. Chair Powell, you've talked a couple of times about. Lei ha parlato più volte per alcune parti dell'economia che molto probabilmente non si riprenderanno molto presto, soprattutto per esempio il comparto della transportation, il comparto dei servizi, gli hotel. Che cosa accadrà con questi settori, come riusciranno a mantenere gli impieghi e che cosa vi state aspettando? Ci sarà un ritorno di questo settore dei servizi con il vaccino? Come faranno a creare nuove industrie, nuovi posti di lavoro? Senz'altro non possiamo essere sicuri per le risposte di queste domande, ma direi che lo scenario più possibile è che l'espansione continuerà senz'altro, e come ho detto fino ad ora ci sposteremo verso le parti dell'economia che non sono state direttamente impattate dalla pandemia. Abbiamo bisogno di questi gruppi di persone per dargli da mangiare, per metterli nell'hotel, quindi dobbiamo assicurarci che loro stiano bene. Ci sono tanti posti che sono stati impattati pesantemente e senz'altro ci metteranno di più per riprendersi. Noi non sappiamo quanto tempo esattamente ci vorrà, ci sono milioni di persone, come ho detto, ci sono più di 11 milioni di persone che sono tornate al lavoro, però erano, ricordo, 22 milioni di persone che hanno perso il lavoro marzo ed aprile, quindi a metà abbiamo recuperato, quindi senz'altro ci sarà un grande gruppo di persone che rimarranno senza lavoro. Noi cercheremo senz'altro di non dimenticarci di queste persone che sono senza lavoro. Il senso della nostra forward guidance è che la nostra politica rimarrà fortemente accomodante, altamente accomodante, finché l'espansione continui, e siamo molto vicini ai nostri obiettivi sia di mercato del lavoro, ma anche per quanto riguarda anche il target di inflazione. Quindi queste sono promesse molto forti che abbiamo fatto, che noi sosterremo il pieno recupero dell'economia finché sarà necessario.
Thank you. Mike McKee? La domanda di Mike McKee. Mike McKee from Bloomberg Radio and Television. Based on what you were just saying about keeping policy accommodated for a very long time, visto ciò che ha detto, che sarete accomodanti finché necessario, come più o meno secondo le vostre proiezioni nei prossimi 3 anni, visto che i tassi di interesse è il vostro strumento principale, che cosa potete fare? Che cosa potete fare ancora, visto che gli stimoli di cui avete bisogno è della parte fiscale? Io non direi che non abbiamo più ammunizioni, anzi, per niente, abbiamo tanti altri strumenti. Abbiamo tanti altri strumenti, come quelli dei prestiti, come quelli del balance sheet, la forward guidance, quindi abbiamo tante altre opzioni che possiamo usare. La nostra affermazione per quanto riguarda i tassi di interesse, credo, come ho già menzionato, è molto forte, è molto importante. Cercheremo di sostenere l'economia nel lungo termine e la nostra politica rimarrà altamente accomodante finché l'economia è veramente a livelli ben molto soddisfacenti. Quindi credo che per quanto riguarda la nostra politica dei tassi siamo ad un punto molto importante e non siamo fuori ammunizioni, assolutamente. Per quanto riguarda i balance sheet, siete preoccupati che le vostre azioni potrebbero introdurre inflazione del prezzo degli assets? Rischiamo un bubble sul Wall Street? Beh, senz'altro stiamo monitorando le condizioni finanziarie in maniera molto attenta. Non sono nuove domande che ci stai facendo, sono domande che ci stanno facendo da anni, da più o meno 10 anni, quando la Fed ha iniziato inizialmente a fare il quantitative easing. Secondo le nostre esperienze, dopo l'espansione più lunga di 10 anni, la più lunga della nostra storia, che include anche tassi bassi e QE, credo che non c'è stato un housing bubble o bubble finanziario che la scoppiata di quale potrebbe minacciare l'espansione economica. Non vuol dire che non può accadere, però senz'altro è una cosa che stiamo monitorando. In questo momento, dopo la crisi finanziaria del 2008, la Fed ha iniziato a guardare qualsiasi prospettiva. Stiamo avendo i briefing che sono focalizzati su tutti i punti di vista. Senz'altro è una cosa che stiamo monitorando, però non vedo la connessione tra gli acquisti di titoli e la stabilità finanziaria, non vedo una connessione molto, molto forte, però senz'altro noi monitoreremo la situazione e comunque gli strumenti che useremo per rispondere a questi problemi non saranno di politica monetaria, ma per sostenere, per rafforzare il sistema finanziario. Una domanda per quanto riguarda il mercato del lavoro. Ci sono state 30 milioni di persone che hanno chiesto sussidi di disoccupazione, invece dopo l'ultimo report abbiamo visto, dopo l'ultimo report abbiamo visto 6 milioni di più rispetto a livelli pre-pandemici. Qual è la sua valutazione per il mercato del lavoro? Se prendiamo un passo indietro, è molto chiaro che il mercato del lavoro sta recuperando, però c'è una lunga, lunga, lunga strada per la piena occupazione. Questa è la bottom, questa è la linea più bassa che abbiamo raggiunto. Per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione, il numero di sussidi di disoccupazione che abbiamo visto, e soprattutto quelli per quanto riguarda la disoccupazione pandemica, ovviamente il counting di questi sussidi di disoccupazione è molto difficile a vedere un segnale importante, particolarmente per alcuni livelli. Non possiamo impostare tutto ciò, però
ciò che abbiamo visto, il livello di sussidi iniziali di disoccupazione, c'è stato un declino importante dai livelli marzo-aprile fino ad adesso, siamo a livelli molto più bassi, che è piuttosto piatto o in un declino graduale, quindi ciò che sto dicendo è che siamo piuttosto a livelli 5 volte più alti rispetto al livello pre-pandemico, senz'altro. Quindi ciò ci sta spiegando che il mercato del lavoro è migliorato, però siamo molto lontani dalla piena occupazione. In tante parti dell'economia c'è stata un disruption importante, cambiamenti importanti, è difficile dire precisamente dove siamo ad alcune parti dell'economia, c'è un tasso di disoccupazione 8,4%, però se non andiamo a identificare quanti sono impiegati e quanti sono disoccupati, il numero di partecipazione è molto importante. Se avete perso il lavoro a causa della pandemia, guarderei soprattutto le persone che hanno perso il lavoro durante la pandemia come un benchmark, invece che le persone che hanno perso il lavoro non per motivi della pandemia. Quindi sotto questo punto di vista il miglioramento è stato molto importante, però i livelli sono tuttora molto alti. E quando tornerete al 3,5% di disoccupazione? Sì, questo è il nostro target più o meno, però non posso essere molto preciso, però mi piaceva questo numero, non è un numero magico, 3,5%, non è un touchdown, però è sicuramente un numero che ci piace, 3,5%. Un tasso di disoccupazione che ci ha fatto vedere che i guadagni sono stati spalmati bene su tutti i settori, anche quelli, anche i settori più bassi, quelli con meno guadagni, c'è stata una partecipazione all'economia molto importante e quelle persone che sono stati fuori lavoro sono stati rimessi al lavoro, ovviamente questo sto parlando pre-pandemia. Soprattutto in un mondo dove abbiamo visto una forte mancanza di inflazione, quindi senz'altro ci farebbe piacere tornare al livello 3,5%, dove abbiamo un mercato di lavoro molto forte, dove gli stipendi aumentano, dove le persone possono trovare lavoro facilmente, dove, e questo è un scenario che ci piacerebbe vedere. Abbiamo bisogno appunto per quello di un'inflazione più alta, vicino alla nostra cornice. Thank you. Nancy Marshall Genzer. Hi, Nancy Marshall Genzer with Marketplace. Una domanda di Marketplace. Che cosa ci dice per quanto riguarda il divario di ricchezza e soprattutto i divari delle diverse razze e i guadagni che hanno? Noi abbiamo un gruppo sostanziale di ricercatori che stanno coprendo questo settore e stiamo facendo delle ricerche molto importanti per quanto riguarda le delle disparità razziali, ma anche della ricchezza, il divario della ricchezza. Abbiamo una divisione che si occupa di questa cosa, che è presente per le diverse comunità, abbiamo delle relazioni con le comunità molto importanti, quindi non era solo Fed Listens, ma è piuttosto che siamo in contatto con persone di queste comunità per capire le loro esperienze, perché noi serviamo a tutti gli americani e noi cercheremo di usare tutti gli strumenti per riflettere questo fatto. Faremo più ricerche e cercheremo di fare sempre di più sotto questo punto di vista e cercheremo di contribuire sempre di più per quanto riguarda lo stato dell'economia sotto questo punto di vista, perché non perché è un tema importante, un tema di moda, ma perché è importante per l'economia, perché cerchiamo di raggiungere massima occupazione, come ho detto prima, soprattutto la
occupazione headline vuol dire massima occupazione, stiamo guardando tante tante variabili e ci chiediamo se queste variabili sono anche le condizioni del mercato del lavoro e che cosa ci servirà per raggiungere la massima occupazione. Una domanda da Market Watch. Vorrei tornare alla nuova forward guidance che ci avete mostrato. Lei ha detto che è molto potente, però ci sono state due persone che non hanno sostenuto la vostra forward guidance. Che cosa dite a queste due persone come Cash Hari e Kaplan che non hanno sostenuto la vostra forward guidance? Perché loro pensavano che le vostre misure precedenti stavano bene. Io non voglio commentare a Kaplan e Kashkar. Loro hanno avuto delle diverse prospettive. Sotto questo punto di vista sono dalle due parti nella discussione, sono molto felice di avere un comitato con tante persone, con diverse carriere, con diverse esperienze, con diversi punti di vista, e io non avrei un comitato di persone diverso. Anzi, sono molto felice delle persone che ho a disposizione. Per la nostra discussione negli ultimi giorni, tutto il comitato, tutti all'interno del comitato è stato molto supportive, ha sostenuto i nostri obiettivi di politica monetaria nel lungo termine e abbiamo un sostegno sotto questo punto di vista all'unanimità, perché abbiamo bisogno, tutti stiamo vedendo la ripresa economica e tutti stiamo vedendo gli stessi problemi che devono essere senz'altro rivisti, soprattutto l'inflazione. Senz'altro è normale che ci siano delle persone che hanno diversi punti di vista, non siamo la prima banca che ha adottato questa cornice, non c'è un libro che ci dice come fare, cosa fare, questa è la prima guidance in questa situazione unica, quindi io sono sempre aperto alla discussione, tutto ciò per quanto riguarda la credibilità, noi dobbiamo guadagnare la credibilità, questa cornice deve sostenere, dobbiamo sostenere questa cornice con le nostre azioni e questo credo sia il primo passo molto importante, ovvero la forte, la potente guidance che abbiamo cambiato e la nostra strategia di politica monetaria, abbiamo avuto una discussione molto importante, non c'è una guidebook come fare il lavoro, questo è così il modo in cui facciamo lavoro, senz'altro è normale che abbiamo persone con opinione diversa, però sono tutti molto efficienti e sono felice di lavorare con loro. Thank you. Hannah Lang. Hi, Chair Powell. Thanks so much for my question. I wanted to ask about commercial real estate. I know you had mentioned before, I'm not sure if there was a way that the Fed could support CRE borrowers, but I was just wondering if you've had any other continuous. Vorrei parlare del comparto immobile commerciale. Che cosa ci dite sotto questo punto di vista? Come potete aiutarli? Grazie per questa domanda. C'è stato un po' di tempo che abbiamo visto questo settore sotto la lente. Le nostre facilities sono essenzialmente e devono essere a livello generale senza targetizzare un settore in particolare. Altrettanto è importante ricordare che il real estate, ovvero il settore immobiliare, abbiamo già un asset che abbiamo lanciato, un facility che abbiamo lanciato per aiutare questo settore. Stiamo comprando anche bonds sotto questo punto di vista nel settore e stiamo aiutando anche al real estate a pagare i propri affitti, li stiamo aiutando in diversi modi, soprattutto con il rinizio di CMBS. Ci sono alcuni problemi con i prestiti CMBS perché c'è stata una situazione in cui senza un cambio legale dal governo e senza una
Ecco, senza una nuova legge sarà difficile aiutare il comparto real estate e comprare tuttora bond del comparto real estate, quindi credo che comunque ci sarà un sostegno ulteriore dal Congresso per immobile commerciale. Ultima domanda. Chairman Powell, so it seems like a lot of the new inflation framework is about shaping inflation expectations, but the average American, like, logically might be confused as to why the Fed is overshooting inflation. So, il media americano si chiede perché la Fed ha inflazione sopra il 2%. Quali sono le vostre spiegazioni e cosa state cercando di fare? Qual è l'outcome che state cercando? È una domanda molto importante, abbiamo parlato di questo al Jackson Hole, non è intuitivo per le persone, loro pensano che l'alta inflazione è una cosa brutta perché loro non capiscono che l'inflazione non deve essere troppo bassa. La mia spiegazione è che l'inflazione è troppo bassa, il che vuol dire che anche i tassi di inflazione sono, tassi di interesse sono bassi. Quando l'inflazione si abbassa, le tasse di interesse si abbassano, e allora la Fed avrà meno spazio per tagliare i tassi e sostenere l'economia. Quindi questo non è una teoria accademica, questa è una cosa che sta accadendo nell'intero mondo in questo momento. Stiamo vedendo questo fenomeno. Vogliamo inflazione più alta per averla una media di inflazione del 2%, questo è che il pubblico si aspetta e questo è tutto ciò che vogliamo, non stiamo cercando alta inflazione, vogliamo un'inflazione media del 2% per avere più spazi di manovrare, però ci capita molto spesso un'inflazione che è ben sotto il 2%, il che vuol dire che ci piacerebbe avere degli strumenti per condurre le politiche, per sostenere la politica, ma anche in caso l'inflazione dovesse essere sotto il 2%, questa politica che abbiamo adottato nei confronti dell'inflazione non sarà permanente, è per il momento. Sì, sicuramente è un concetto molto challenging, difficile da capire dalla persona media, però l'impatto è importante e le persone, i sondaggi, ciò che stiamo cercando di fare è essere in servizio alle persone, per quello abbiamo cambiato anche la nostra cornice. Grazie mille, grazie a tutti. Eccoci tornati in studio, dunque la conferenza stampa è terminata, l'abbiamo seguita grazie alla nostra Alessandra Giorgeva che ha tradotto in modo puntuale sia le dichiarazioni di Powell sia le domande con le risposte ovviamente relative alle informazioni che poi erano quelle più richieste dai giornalisti. Allora, i tassi, giusto per riassumere, poi andiamo a vedere il mercato come ha reagito e poi ci salutiamo. I tassi vicino allo zero almeno fino al 2023, questo è sicuramente un punto fermo. Gli acquisti di titoli ai ritmi attuali di 120 miliardi di dollari al mese fino a quando l'economia non raggiungerà un'inflazione del 2% e tenderà a superare dunque quel livello, quindi ha ribadito fondamentalmente quello che aveva dichiarato nella riunione precedente. Ha usato ancora la frase che siamo soliti ormai sentire: utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per aiutare l'economia, appunto l'inflazione al 2%, una politica accomodante, questo si ricollega agli strumenti a disposizione finché non recupereremo, ha detto Powell, piena occupazione, e ci ricolleghiamo anche alle prime riflessioni che abbiamo fatto insieme ai nostri ospiti con il tasso di disoccupazione che chiaramente è aumentato a causa dell'emergenza coronavirus, quindi il mercato del lavoro in focus e poi ecco il tema del vaccino. Finché non ci sarà un vaccino l'economia risentirà di quello che è accaduto. Allora Giacomo, altre questioni eventuali e poi vediamo i mercati, così capiamo come hanno reagito nell'immediatezza. Pronti a superare l'inflazione leggermente superiore al 2% per obiettivi di piena occupazione che diceva appunto Manuela, ha ribadito che l'attività economica è al di sotto dei livelli pre-pandemici, il percorso economico resta incerto, la raccolta di asset va bene così a ritmo attuale. C'è stata anche una domanda: non dovreste acquistare di più? La risposta è stata: l'atteggiamento nostro politico al momento è appropriato per quanto riguarda questo momento, ma abbiamo anche la flessibilità di fare di più se opportuno. Inoltre ha anche ribadito che la Fed ha bisogno di sostegno politico e sostegno di politica fiscale e monetaria.
monetaria, ha ribadito, anzi ha aggiunto che la guidance attuata oggi per il futuro è potente, powerful, e dovrà anche essere durevole. E poi ha risposto anche a una domanda, ma non è che, insomma, non avete, non è che le munizioni, questa è una cosa che si dice spesso, le munizioni delle banche centrali si sono esaurite. Lui ha detto no. Ritengo che le nostre ammos, le chiamate così, le nostre munizioni, siano ancora tante, abbiamo ancora tanti strumenti, la nostra guidance ha ribadito che è potente e ha anche accennato al tema dei prestiti. Sulle reazioni, sulla reazione del mercato, abbiamo mostrato il dollar index che al momento è a 93,25 ed è un massimo interessante. I movimenti sono stati sempre comunque minimi, però come vedete da quando ha cominciato a parlare, quindi 20,30, c'è stato un, eccolo qua, un movimento al rialzo interessante, perché questa è una shooting star che prevede movimento verso il basso. Infatti poi c'è una candela rossa che va sostanzialmente giù quasi ai minimi di serata, diciamo così, se facciamo eccezione al movimento delle 20 che è stato però molto molto volatile, insomma, verso 92,8. Dicevamo candela rossa al ribasso, ma poi subito una candela verso l'alto, e se vedete i massimi della, di queste due candele equivalgono ai minimi delle candele delle 21 e 21,05. Questo vuol dire che la resistenza nel momento delle 20,30 e 20,45 è diventato poi supporto per i movimenti successivi. Ecco perché credo che sia interessante questa situazione. Insomma, potremmo assistere a un nuovo livello di supporto a livello a quota 93,10 anche per le prossime ore successive, dato che comunque siamo su un grafico 5 minuti. Quelli toccati adesso a 93,25 sono sostanzialmente i massimi, direi, di giornata. Ecco, rieccoci sul grafico daily massimo 93,28, quindi sì, siamo sui massimi di seduta, i massimi di giornata. Un movimento al rialzo del dollaro che cosa comporta? Comporta un arretramento quantomeno delle materie prime, quindi oro 1955 dollari l'oncia, 0,15, come vedete, insomma, si sta generando una shooting star, quindi movimenti verso il basso. Anche il silver a un certo punto si è portato in territorio negativo ed è tuttora in territorio negativo. Siamo sopra i 27, ma è meno 0,3%. Il petrolio rimane in alto sopra i 40 dollari al barile per i motivi che vi abbiamo detto in apertura. Interessante infine notare come euro-dollaro 1,1795, quindi siamo sotto l'1,18, e dopo quei quattro movimenti, quelle quattro candele al rialzo, ecco che ne abbiamo due che vanno verso il basso, anche se, come vedete, siamo in una lateralità ancora piuttosto evidente che dura da agosto, se non sì, no, ecco, da fine luglio. Ultima osservazione, dopo l'euro-dollaro che inevitabilmente andremo a monitorare anche domani mattina, beh, insomma, il mercato americano, Manuela, perché il Nasdaq è sceso a meno 1,11% dopo la ripresa durante l'inizio della conferenza stampa di Powell, eccola qua, partiti in realtà alle 20, in realtà da quando è iniziata la conferenza che il Nasdaq è sceso, è salito dopo la pubblicazione del comunicato stampa, e la stessa cosa vale per lo Standard & Poor's 500. Eravamo a 3400 punti, quando è iniziato a parlare Powell siamo scesi ai minimi di giornata, e cioè meno 0,3% a 3390 punti. Va bene Giacomo, ovviamente, insomma, farà da ponte poi, cioè ci sarà il ponte tra stasera e domani mattina, perché riprenderemo tutti i ragionamenti con le nostre dirette, quindi l'occasione per ringraziarvi per averci seguiti in questa lunga serata. Seguiteci sul nostro sito innanzitutto, lefonti.tv, e poi sulle nostre piattaforme più social, quindi su Facebook e su YouTube. Domani mattina, come detto, ripartiremo dalle 9 live, vi terrà compagnia Giacomo Iacomino. Giacomo, grazie. A voi. E grazie in regia a Matteo, Luigi, Francesco e Alberto. Oggi c'eravamo tutti, buonanotte e a domani.